Buonasera, benvenuti a tutti. Vi ringraziamo di essere qui, scusate l'emozione che è tanta. A nome della libreria Fenice che ha organizzato questo splendido evento e della casa editrice Spazio Interiore che io rappresento, la casa editrice di Roma che ha avuto l'onore ma soprattutto il piacere di pubblicare buona parte dei libri del professor Malanga. Stasera siamo qui per prendere spunto dall'ultimo nato, dall'ultimo arrivato, ossia Il mondo felice non è utopia, l'ultima fatica del professore che ancora una volta ci stupisce. Come il professore sa, ciò che io penso e sento di lui è una grande ammirazione e ogni volta una grande fonte di ispirazione, perché è un uomo che sicuramente conoscete tutti e che nel tempo non si è mai fermato e non si è mai ripetuto. Il pensiero del professore è in continuo movimento, è sempre un andare avanti, un cambiare prospettiva, un non fermarsi mai a un sentiero predeterminato. Il professore va dritto verso il suo obiettivo, affrontando il prezzo da pagare, i rischi, i pericoli, con una integrità che è di esempio a tutti noi. Il suo ultimo lavoro, Il mondo felice non è utopia, nasce da una conferenza, ossia da un qualcosa di verbale, parole dette, che si sono trasformate in una realtà. Ora, come spiegherà il professore, vi dirà cos'è il mondo felice, qual è questo concetto e soprattutto perché non è utopia ma è a portata di mano, indicando non solo ciò che oggi ci impedisce di allungare la mano, ma anche qual è il metodo migliore per allungare questa mano e appropriarci di un mondo felice che esiste già. Chi ci racconta che il mondo felice non esiste, in realtà è colui che vuole continuare a bendarci gli occhi, a tenerceli ben chiusi o a farci osservare una realtà che forse non è la realtà più utile per noi. Il professore, con il suo stile che è sempre più frizzante e coinvolgente, e di questo lo ringraziamo perché nel mondo di cose pesanti e noiose ce ne sono a sufficienza, in realtà ancora una volta ci apre gli occhi, ci capovolge il mondo, le idee che abbiamo, e quindi ci regala la possibilità di evolverci sempre di più verso una vita che sia il più possibile soddisfacente e soprattutto nostra. Io adesso passo la parola al professore e vi auguro un'ottima serata. Arrivederci. Allora, questo è il terzo appuntamento, prima Roma, poi Milano, poi Torino e poi saremo a Lugo. Per tutti coloro che non sono potuti venire per tante ragioni, ci tengo subito a dire che tutte le cose che facciamo vengono registrate e poi alla fine del nostro tour, quando sarà il momento opportuno, metteremo tutti i video, così la gente potrà vedere anche coloro che non hanno potuto, insomma, partecipare ma volevano partecipare a questo evento, avranno la possibilità di farlo. E ovviamente quello che sostanzialmente ho detto la prima volta che ci siamo visti a Roma, la seconda volta a Milano, la terza volta che dirò qui e a Lugo, sono quattro cose differenti, diverse, perché l'argomento del mondo felice è un argomento estremamente importante, molto complicato, bisogna capire, dare i termini, che cavolo è, ma perché io una volta sono passato dagli alieni al mondo felice, bisogna chiedersene queste cose qua, no? E soprattutto, allora, è uno excursus che è partito da quello che ho detto sostanzialmente a Milano, che è: facciamo il punto della situazione, che cosa rappresenta l'idea di mondo felice, e nella secondo step, diciamo così, ho detto, secondo me, quali sono le ragioni del perché bisogna creare un mondo felice, e sostanzialmente in quel contesto ho detto, ho fatto degli esempi. Nel tentativo di convincere, tra virgolette, ma io non devo convincere nessuno, basta che convinco me stesso, sono già contento, fare un escurso su un quadro dell'attuale società, mostrando che in questa attuale società noi non ci accorgiamo che ob torto collo in qualche modo pieghiamo la nostra volontà, la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, la nostra voglia di vivere a tutta una serie di regole, di padroni, che siamo talmente abituati a seguire che non ci rendiamo nemmeno conto che forse sarebbe il caso di smettere di seguirli.
ci hanno detto che te devi fare il bravo, devi fare il buono, e quindi noi facciamo i bravi e i buoni, e poi ci sono i cattivi che invece sono cattivi perché non hanno fatto quello che il presidente Mattarella ha deciso che bisognava fare o ci ha indicato fare, oppure il Papa, oppure Bush, oppure ora c'è quell'altro, quello strano, quello col cappottone. Vabbè, però d'accordo, questa gente ci dà delle indicazioni, no? Io vorrei oggi, terza puntata, fare una cosa che non ho mai fatto, e cioè fare uno schema della società che abbiamo in questo istante, poi vi dirò come facciamo questo schema, e da questo schema, che deve essere una cosa semplice perché tutti devono capire, e quindi ci saranno le ovvie semplificazioni, che però per me sono utili perché le cose semplici sono sempre vere, le cose complicate sono sostanzialmente molto distanti dalla verità, uno schema semplice che ci permetta di capire qual è il punto debole di questa società, del perché funziona in questo modo, e quindi quando abbiamo trovato il punto debole, sai cosa si fa? È lì che devi premere il tasto, è lì che devi eliminare quel punto, è lì che devi metterci un paletto. Mentre a lungo sicuramente descriverò quello che è il risultato finale di questi tre step, cioè il vero e proprio mondo felice. No panic, perché la nostra intenzione è quella di mettere tutto su YouTube e farvi vedere anche le puntate che voi non avete visto. Ma all'interno di ogni puntata c'è un piccolo riassuntino delle importanti situazioni precedenti. Allora, una cosa che è interessante è comprendere uno schema, perché noi andiamo a parlare di società. Quando si parla di società si parla di cose importanti, di milioni di canoni, di parametri che ci sfuggono, la scuola, l'educazione, che ne so, le carceri, la vita, il lavoro, i soldi, quello che ti pare, un milione di cose. Quindi uno dovrebbe essere stra esperto di tutto per fare un discorso complicatissimo. Allora, siccome io faccio il chimico, e il chimico organico ha una caratteristica fondamentale, il primo chimico dell'universo era Hermes, è colui che ha inventato Hermes, il linguaggio ermetico. Cioè, è inutile che ti dico questa cosa che ci vuole 12 pagine, te lo dico in tre righe, che se fa prima. Dopo avremo tutto il tempo degli approfondimenti, però in tre righe sai perché 2 più 2 fa 4. La filosofia dopo. Allora era necessario fare uno schema, una schematizzazione. In questo contesto tutto ciò che noi facciamo è uno specchio di una realtà virtuale che è l'universo, realtà virtuale che ha delle proprietà fisiche. L'unica proprietà fisica che a noi ci interessa sempre è la simmetria. La simmetria. Tutto ciò che facciamo, i movimenti del corpo, il parlare, la voce, ha una simmetria. Le cose simmetriche sono una sfera. Una sfera è la cosa più simmetrica di tutte, perché ha milioni di piani di simmetria, per esempio, infiniti piani di simmetria. Un cubo invece no. Il cubo ha 8 piani di simmetria. No, ce n'ha molti di più in realtà. Quindi ce n'ha probabilmente almeno 16 a occhio, quindi e però ce n'ha 16, non ce n'ha infiniti. Che cosa vuol dire questo? Lo sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che se l'universo fosse nato cubo, si potrebbe immaginare un universo che nasce come, che forma l'universo all'inizio, nessuno lo sa, ammettiamo che abbia la forma di un cubo, bene, nel tempo l'universo si simmetrizza, quindi il cubo diventa sfera. Tutto quello che vediamo nei processi fisici, nei processi chimici, è che tutto perde la sua dissimmetria per tornare ad essere completamente simmetrico. Questo è quello che ci dice la fisica, sostanzialmente, ma anche la chimica. Cosa c'entra questo con la società? Questo vuol dire che siccome tutto è legato all'entropia, il secondo principio della termodinamica, ve lo ricordo, che forse l'unica cosa importante nell'universo è quello, l'entropia aumenta sempre. L'entropia, per chi non l'avesse ancora capito, è collegata alla simmetria. Quindi aumenta la simmetria e aumenta anche l'entropia, che sostanzialmente è il meno disordine, cioè l'ordine. La storia del meno non la diciamo perché l'abbiamo detta tante volte,
è un problema che risale alla metà del 1800 ed è dipeso dalla Chiesa, che non voleva che la struttura dell'universo, si vedeva chiaramente che l'universo si raffreddava e finiva, quindi la creazione di Dio sarebbe morta, e allora hanno dato a questa cosa che si chiama entropia un'accezione negativa e l'hanno chiamato disordine. I termodinamici della metà del 1800 a botorto collo, come diceva Pinotti sempre, a botorto collo, hanno in qualche modo dovuto sottostare al volere della Chiesa, e il delta S, la variazione di entropia, l'hanno dovuta chiamare disordine, però si sono rifatti mettendoci un segno meno davanti, meno delta S, così è diventato il meno disordine, erano tutti contenti, ma in realtà era l'ordine. Il cubo diventa più ordinato e diventa sfera. La società, siccome siamo in un universo che è olografico ed è frattalico, cioè tutto quello che accade nel grande accade nel piccolo, ve lo ricordo, il frattale è una struttura matematica complessa, fatta di tanti mattoni, ma tanti mattoni quando costruiscono, cosa costruiscono? Un mattone più grosso, che è uguale al mattoncino piccolo, è solo più grosso, e il mattone più grosso, mettendo insieme tanti mattoni più grossi, si costruisce un altro mattone ancora più grosso che è uguale al mattone piccolo. Quello che è in alto sta anche in basso, avrebbe detto il filosofo di turno. Questo è il mondo olografico. Allora, la regola dell'entropia vale per tutti gli aspetti dell'universo. Vale per gli elettroni, vale per le persone che camminano in una stanza. È la stessa cosa. Quindi, se questo è vero, noi possiamo fare una struttura, una figura della società che ci circonda, prendendo spunto da come sono fatti gli elettroni, sostanzialmente, da come è fatta la materia. Siccome noi lo sappiamo come è fatta la materia, e abbiamo fatto un disegnino una volta, una cosa che si chiamava Evideon, sostanzialmente era una cosa fatta così. Guarda, c'ho anche un pennarello, magari lo uso. Era fatto così, ve lo ricordo. Uno, due e tre. Qui c'era l'asse dell'energia, questa è l'asse dell'energia, e ce lo scrivo, guarda, così vi rimane energia. Questo è l'asse del tempo. Tempo. Qui c'è l'asse dello spazio. Ok? Benissimo. E qui noi avevamo messo anche dei colori, qui ci avevamo messo il rosso, qui ci avevamo messo il blu, qui ci avevamo messo il giallo, qui ci avevamo messo il ciano, qui ci avevamo messo il verde e qui ci avevamo messo il magenta. Ok? Well, l'universo è fatto così, l'uomo è fatto così, l'uomo è un Evideon, l'uomo è qui e si muove tenendo presente questa simmetria, quindi andando avanti o indietro si muove su questo asse che è l'asse dello spazio. Guardando a sinistra o a destra, guarderà nel passato o nel futuro. Il mancino farà il contrario. Sollevando gli occhi in alto avrà l'idea dell'energia. Gli dei stanno in alto, in basso quegli stronzi degli altri. No? Capito? La merda è sempre in basso, si pesta. No? Invece poi sappiamo che sostanzialmente si potrebbe dire, sì, ci sono anche gli uccelli che ci cagano in testa, però vedi che la merda dall'alto vada sempre in basso. Quindi sostanzialmente la geometria dell'universo si muove sempre nello stesso identico modo. Io come mi muovo, così scrivo, perché nella scrittura ci sono gli stessi tipi di parametri che mi permettono di capire quando io sposto la mia mano a destra, a sinistra, in alto, in basso, sto seguendo questi parametri. Allora, in questi parametri noi vediamo una cosa fondamentale, che sono, la cosa fondamentale è la seguente, la prendo alla lontana ma vale la pena di sprecarci 5 minuti. Il concetto fondamentale del perché le cose stanno così è perché all'inizio dei tempi, la coscienza si è divisa in due. Nel dividersi in due coscienze, cosa che ha fatto semplicemente perché l'ha fatta, perché se non la faceva non eravamo qui a parlarne, quindi non è vero il discorso della New Age che, secondo me, che dice la coscienza voleva acquisire consapevolezza di sé e quindi si è divisa per avere una immagine speculare davanti a sé e potersi guardare. Sì, è anche così, ma all'inizio la coscienza, quando è unita, non esiste il buono, il cattivo, l'acceso, lo spento, non c'è la dualità, non c'è niente
non c'è niente, quindi non ci può essere neanche il desiderio di dividersi per conoscersi. La coscienza era zero, come entropia, aveva una entropia che è identica a quella di oggi, però è zero, ma lei non sapeva di averla. L'entropia, cioè la coscienza, è zero. Quello che sta aumentando non è l'entropia, è il delta S, cioè la differenza di entropia che c'è tra un istante e l'altro. Allora tu vedi che la consapevolezza della coscienza è il delta S. Io so di essere qualcosa, ma domani mattina saprò un pochino di più. Quindi il delta S è aumentato, la mia consapevolezza aumenta, ma la coscienza è sempre la stessa. La coscienza è la realtà reale, indescrivibile, è una costante K. Non c'è nessuna formula che può descrivere una costante K, non serve a niente. Il delta S no, il delta S è la consapevolezza, e noi sappiamo che aumenta sempre, nonostante che tutta l'entropia sia sempre zero. Il delta S cambia, ma l'entropia no. Noi siamo fatti di due universi, la coscienza si è divisa in due. Un universo A e un universo B, la cui, il cui rapporto, ve lo ricordo, è un piano di simmetria. Un piano, vedi che la simmetria torna. Quindi da una parte c'è un universo con energia positiva, dall'altra parte c'è un universo con energia negativa. Nel primo universo all'inizio l'entropia è meno infinito, nel secondo universo all'inizio l'entropia è più infinito. Più infinito e meno infinito fa zero. Alla fine l'universo di qua l'entropia sarà zero, massima, cioè avremo capito tutto. Il massimo valore, pensate, è zero. Dall'altra parte in discesa il valore è zero, zero più zero fa zero, cioè in ogni istante del nostro universo l'entropia totale dei due semi-universi è zero. L'entropia non cambia mai. Ma nel nostro semi-universo abbiamo l'idea che l'entropia da meno infinito vada a zero, seguendo quello che è il principio, il secondo principio della termodinamica. L'entropia è legata alla coscienza. Quando si parla di entropia si parla di coscienza, il che vuol dire che la coscienza aumenta sempre. Prima bella notizia per il mondo felice. Il mondo felice ci sarà. Noi non lo dobbiamo costruire, noi dobbiamo accelerarne l'evento, la venuta, perché non c'è niente da fare. Come è costruito l'universo, le cose vanno in quella direzione, che Renzi io voglia o non voglia. Non c'è, poverino, lui potrà più o meno agevolare il percorso o frenarlo, ma non lo potrà mai bloccare e tantomeno mai farlo tornare indietro, perché l'universo è costruito così e non ci si può fare niente. Non a caso noi siamo i costruttori dell'universo. Allora, quindi la cosa importante è comprendere che il mondo felice va in una direzione che è il target finale, la fotografia finale, quello ci sarà. Già che ci siamo, perché non lo facciamo avvenire prima sta cosa? Perché aspettare miliardi di secoli? Noi potremmo fare due cose sostanzialmente. Per un soggetto che acquisisce la consapevolezza di sé, che comprende come vanno le cose, può arrivare all'acquisizione della consapevolezza buddica. Si siede sotto il fico e aspetta. E te fermi. Cioè, io sono dell'idea che devi andare un passo oltre Buddha. Buddha ha fatto il suo passo, Buddha ha fatto il suo tempo, Buddha è stato tanto tempo fa. Ora Buddha, sì, guardati un po' l'universo, capisci com'è, però poi ti alzi e fai, perché è nel fare che tu diventi. La coscienza, nell'istante in cui si divide in due, comprende esattamente in quel momento che ha creato la dualità, ha creato il buono e il cattivo, il ciano e il rosso, il blu e il giallo, che sono i colori complementari, ha creato il fatto che io posso andare avanti o posso andare indietro. Nella idea della dualità c'era il concetto di separazione. Ha creato la separazione. E in quel contesto la coscienza cosa fa? Dice, porca puttana, mi sono staccato di un pezzo e quello lì ora chi me lo riappiccica? Questa è una parte di coscienza. L'altra parte di coscienza dice, colpa tua, sei stato te. Ecco, i due atteggiamenti che poi ritroviamo all'interno della psiche umana sotto il personaggio maschile di spirito e il personaggio femminile della parte animica. La parte animica si prende tutte le colpe, no, ma io non c'entro niente, io mi sono trovata staccata. E
e dello spirito, cioè la parte soprattutto più egoica di noi che dice sei stato a te, la colpa è tua, donna mi devi servire. Perché sostanzialmente l'ipotesi che deriva da un'evoluzione dell'universo di questo tipo porta a una società che è maschilista nella politica, maschilista nella religione, maschilista nel potere generale delle cose. E questo per quale motivo sostanzialmente? Perché la parte animica è quella che si sente in qualche modo la colpa, ha la colpa, la donna ha sempre la colpa. E il maschile ovviamente ha la problematica egoica del non voler tornare ad essere uno. Perché tornare ad essere uno vuol dire accettare di rifondersi con la femmina. E se io perdessi la mia identità di maschio? Ecco, il maschile ha paura di perdere l'identità. Questo lo scopriva Erich Fromm, tra parentesi, tantissimi anni fa, quando ha scritto una cosa interessantissima. Quando un maschio e una donna un maschio e una femmina fanno l'amore, bruttissimo termine, ma passatelo così ci intendiamo subito, la femmina acquisisce la consapevolezza, facendo l'amore col maschio, del maschio che è dentro di sé. Il maschio invece ha paura di perdere la consapevolezza di sé. È così. Il maschio ha paura di perdere la consapevolezza di sé, di perdere il potere in quell'istante, di regolare la situazione, di dire oddio c'è qualcosa che sto perdendo, che non sto più tenendo tutto sotto controllo. Ecco, questo è l'aspetto del maschile in quell'istante. Chiaramente ciò accade, ma lo dobbiamo capire come punto di partenza, perché noi stiamo lavorando sulla società. Allora andiamo a vedere questa società come funziona. Quindi, concetti fondamentali sono la separazione, il duale, l'entropia, che è legata alla simmetria, la simmetria che è legata al secondo principio della termodinamica, quindi aumenta sempre la simmetria, aumenta sempre la consapevolezza di sé, la coscienza rimane sempre la stessa, fino a valori massimi. Che cosa succede oggi nella società? Perché allora dobbiamo cambiare? Perché tanto finisce tutto bene, l'ho detto io, finisce tutto bene. L'entropia è quella, poi non è che l'ho detto io, l'ho detto il secondo principio della termodinamica, che sicuramente vale molto più di me. Perché sennò facciamo come Buddha. Allora cosa ha fatto Buddha? Buddha appartiene a una storia più antica, cioè a un istante in cui in una realtà come la nostra, spazio temporale in cui l'universo non è locale, cioè il tempo non esiste, ma tutto accade in un unico istante. Pensate, questo dice la fisica quantistica moderna, Buddha lo collochiamo virtualmente sulla timeline nel passato, in quell'istante in cui comunque noi non avevamo ancora tutta la consapevolezza di noi. La consapevolezza di Buddha è stata superata. Ora noi sappiamo che Buddha si deve alzare dopo che ha dormito un po' sotto il fico, ha capito le cose, ha compreso tutto, si alza e fa, perché è nel fare che c'è la consapevolezza di chi sei. Tu sei perché fai. Il fare e l'essere sono la stessa cosa, cioè la manifestazione, direbbero gli ecclesiasti. Quindi devo fare qualcosa, non posso aspettare così che le cose vadano da sole. Potrei, ma andiamo veramente all'infinito. Invece la mia idea, che è la mia idea del mondo mio felice, che potrebbe non essere la vostra, ma che alla fine lo sarà, ma non perché so vendere un frigorifero, ma perché mano a mano che si va avanti, tutte le consapevolezze nostre aumenteranno e raggiungeranno il massimo valore, che è lo zero. Quindi in quell'istante, che è l'infinito, la coscienza ha valore zero in quell'istante, tutti in quell'istante avremo la stessa coscienza. Quindi in quell'istante tutti è come se avessero avuto la stessa esperienza di tutte le vite fatte. Quindi non ci litigheremo più. E quella che sarà la mia visione della vita sarà ovviamente anche la vostra. E per questo vi dico che il mio mondo felice, che magari nel tempo cambierà anche, come visione globale, sarà comunque quello finale che vuole per tutti. Fare per essere. E questo è il motivo che mi porta a dire lo devi fare. Non puoi aspettare che qualcuno risolva per te i problemi. È qui
c'è un discorso che io ho fatto la volta scorsa, cioè la delega. Noi abbiamo delegato i nostri governanti a governare per noi. Il che può essere anche una situazione di comodo, va bene, che male c'è? Te guarda come siamo ridotti, te lo capisci che male c'è? C'è qualcosa che ci è sfuggito, c'è qualcosa che non ha funzionato. E ora lo vediamo con uno schema, che cos'è che non ha funzionato. Molto semplicemente. E vedrete che l'applicazione di questo schema è esattamente l'impronta delle Vivian, cioè di questo modello qui. Questo potrebbe essere anche un fotone, potrebbe essere un essere umano, ma può essere anche la società. Con la stessa chiave di lettura ti mostro che il modello evideonico serve per capire tutto, perché non c'è altro all'infuori di un modello così semplice. Gli antichi ebrei dicevano che l'universo era stato creato con 6 assi, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra. Questo. E noi sappiamo che il mito ha una importanza estrema nel comprendere le cose, perché siccome noi siamo i creatori dell'universo, anche inconsapevolmente, nei tempi antichi, con i prerequisiti che avevamo allora, che sicuramente non comprendevano lo studio della fisica quantistica, però magari un contatto superiore con la natura, ecco che noi in qualche modo sapevamo dentro di noi come era fatto l'universo. Lo sapevamo e con i mezzi che avevamo a nostra disposizione lo descrivevamo. Quindi chi ha scritto gli antichi testi che vanno oltre la Merkaba, la Kabbalah, dentro avevano l'inconscia visione di come avevano creato l'universo. Allora, la nostra società. Noi sappiamo che cosa dobbiamo fare per migliorarla. Prima la descriviamo e poi cerchiamo di capire che bisogna lavorare sulla simmetria, cioè fare in modo che la simmetria della società aumenti, e sarà così che noi raggiungeremo l'entropia, il valore più alto. Allora guardate, sostanzialmente io metto qui la E, e è il mondo economico, l'economia. Qui ci metto I, l'industria. Qui ci metto P, la politica. E qui ci metto M, la mafia. Però vi voglio dire che cosa vuol dire tutto questo. Allora, quando io intendo mafia, non intendo quello che è la mafia siciliana o quello che è, ma intendo l'idea mentale del comportamento mafioso, cioè l'idea di poter fare quello che ti pare sovvertendo le regole, perché te non vuoi in qualche modo che le regole ti sovrastino e ti comandino, e tu hai scelto invece di farti un sottomondo, il mondo sottomondo mafioso, all'interno di una società. Sotto, la società comprende il mondo mafioso, non è il contrario, in cui tu ti fai un sottogruppo di schiavetti che governerai con delle tue regole precise. Bisogna comprendere che il mondo dell'economia è quello che influenza il mondo dell'industria. Il quale mondo dell'industria influenza il mondo della politica, e il mondo della politica influenza il mondo della mafia. Vediamo se è vero questo primo aspetto, questo banale, una banale croce degli spazi. Allora, è evidente che l'aspetto dell'economia, che è la cosa più importante, che è legata sostanzialmente ai problemi della sopravvivenza e del come vivere in modo felice perché te c'hai le risorse, e sotto forma di risorse poi si può dire un sacco di cose. Se te c'hai da mangiare o non c'hai da mangiare sono le risorse, ma c'è una risorsa a monte che è la mamma di tutte le risorse: i soldi. I soldi l'hanno inventati i ricchi, non mi risulta che l'abbiano inventati i poveri. E già qui c'è una prima osservazione: ma allora servivano ai ricchi, non servivano ai poveri? 2 più 2 non fa 19. Prima dei soldi c'era il libero scambio. Io ti facevo un favore a te, te poi mi facevi un favore a me. Io ti facevo due favori a te,
te me ne facevi uno, poi dice quando ci sarà bisogno te ne farò un altro. Nel frattempo magari io ti facevo più favori e l'altro per problemi suoi ne faceva meno. Allora c'era bisogno di un pezzo di carta dove c'era scritto mi devi tre favori, finito, era nato il soldo. Era nato il soldo e che cosa serviva? Serviva a quello che aveva bisogno di fare scambi di favori, cioè quelle persone che sostanzialmente gestivano il capitale, che erano quelli ricchi. I ricchi quindi creano per forza di cose i soldi. Ma i soldi che problema hanno con la simmetria? Un casino. In questo contesto qui, lo vedete, tutto gira qui dentro e non c'è in questo universo, che è un universo chiuso, l'esterno che butta palate di soldi all'interno. Cioè i soldi sono sempre gli stessi, ma potrei dire la quantità di calore in termini termodinamici. Delta G uguale delta H meno T delta S, l'entropia, l'entalpia, l'energia libera di Gibbs, sono concetti complicati, non ce ne frega niente, però è l'energia. In un sistema chiuso l'energia non entra e non esce, l'universo è un sistema chiuso, sostanzialmente isolato, si dice così, quindi non c'è nessuno scambio con l'esterno. Allora, cosa vuol dire che io in qualche modo la mia economia fa in modo tale che l'economia dice i soldi girano? Perché i soldi girano? Girano perché in realtà questo giro vedrete che avviene proprio in questo modo qua. L'economia deve far crescere la società, tra virgolette. Ma cosa vuol dire far crescere la società? Beh, vuol dire sostanzialmente aumentare il benessere. E che cosa si scopre? Che si spostano dei soldi da una parte all'altra. Se si spostano dei soldi da una parte all'altra, l'entropia diminuisce. Perché? Dice, ma ci vorrebbe un economista per capire queste cose. Noi non siamo mica degli economisti. Come si fa a stabilire tutti questi parametri complicatissimi? Calma, c'è un parametro banale che possiamo capire tutti. La simmetria dell'universo. Se tutti hanno 100 lire, c'è simmetria. Se io ho 100 miliardi e te non hai niente, non c'è più il piano di simmetria. Questo che cosa vuol dire? Che i soldi e chi accumula soldi produce un effetto di dissimmetrizzazione dell'universo. In altre parole, produce un processo contratermodinamico che va contro il secondo principio della termodinamica, cioè localmente hai costretto l'universo a comportarsi in un modo che non è organico. Quale sarà il risultato? Il risultato alla fine lo sappiamo. Il risultato sarà che questa cosa torna indietro, ci sarà uno scossone, un equilibrio lento, un cambiamento di direzione, però tutto torna ad essere simmetrico, il cubo diventa sfera. Chi capitalizza oggi, magari fra 20 anni sarà ancora ricco, fra 30 anni ancora ricco, i suoi figli fra 3 generazioni saranno ancora ricco, ma poi finiscono tutti nella merda. Perché il secondo principio della termodinamica che dice così? No! Il grande economista laureato ad Harvard. È la termodinamica, su quello non c'è niente da fare. Che cosa si vede quando uno studia a livello economico i lavori degli aspetti dell'economia sociale? Quando le bolle dei bot più o meno sicuri si esplodono e la gente perde i soldi, si vede che lo studio a livello economico dell'entropia ha dei picchi di caduta così. L'entropia è stata quindi utilizzata ultimamente per comprendere che cosa non funziona e per prevedere quando questi termini di tipo entropico, che sono calcolati su parametri economici, cadono, ecco che te stai per dire guarda che sta succedendo qualcosa, bisogna correre ai ripari. Quindi l'entropia in quel contesto è anche un sistema che ti permette di prevedere che stai per andare sul lastrico. I lavori dell'economia moderna. I soldi quindi... C'è questo problema, sono le cosiddette risorse base, iniziali, il capitale, le risorse. Allora, l'economista con cosa agisce perché in questi soldi vengano fatti fluttuare e girare? Sul parametro principale che è l'industria. L'industria è quella cosa che fa le cose. È quella cosa che poi vedremo come governa chi sta qui sotto, perché qui c'è qualcuno e qui c'è qualcun altro che ancora non ho scritto. L'industria è quello che sostanzialmente
deve capitalizzare. Io sono un industriale, faccio 100 milioni di euro di fatturato quest'anno, il prossimo anno, per essere sempre competitivo, devo fare 200 milioni di euro. Perché se io ho sempre un fatturato in attivo uguale a quello dell'anno scorso, fallisco. Pensate che incredibile regola dell'economia mondiale. E allora sono costretto a fare che cosa? A guadagnare di più dall'anno scorso, perché anche se guadagnavo, se guadagno poco, comunque la mia vita tenderà a fallire. Però c'è un problema, che se io vendo di più, produco di più, bisogna che acquisti più materie prime. Questo vuol dire che inquino di più e consumo di più. Oh, e l'universo, prendiamo il nostro pianeta, dopo un po' finisce. Come finisce il petrolio, voglio dire, finisce anche la pazienza dei terrestri, devo dire, no? Però finisce. Questo che cosa vuol dire? Che a lungo andare, che poi per noi lungo andare vuol dire 4 secondi nell'era geologica dei 13,5 miliardi di anni in cui l'universo vive, 4 secondi da questo punto di vista, noi siamo tutti morti. Perché per guadagnare di più abbiamo consumato di più, abbiamo inquinato di più e abbiamo consumato tutte le risorse. Per questo, da un punto di vista per esempio di chimica, c'è la chimica ecosostenibile, che è quella che ti permette di oggi consumare le cose non più bruciando il petrolio, ma piantando la canna da zucchero e facendo i prodotti dalla canna da zucchero, cioè dal glucosio, dal saccarosio, dal fruttosio. Il prossimo anno ripianti la canna da zucchero e ce la riavi. Non è come il petrolio che devi aspettare un miliardo di anni prima che le foreste abbiano dato il carbone, il petrolio e così via. Ma in questo contesto che cosa c'è che non va? C'è che l'industriale dice sì, è vero, se io faccio le cose con una green chemistry, con una chimica ecosostenibile, con una energia ecosostenibile, eccetera, eccetera, sì, fra 20 anni guadagnerò di più, però ora devo fare un'implementazione della mia industria e sono costretto a guadagnare meno. Guadagno sempre, vivo, però questo non mi permette di mandare avanti la mia industria, che se guadagno così poco rispetto all'anno scorso fallisco. Allora non faccio niente e quindi siamo fregati, perché l'industria cerca in qualche modo di sopravvivere, ma con dei trucchi. E allora con chi se la rifà l'industria? L'industria se la rifà dicendo: porca puttana, non posso non inquinare, non posso non inquinare. Guardate la polemica che c'è ora negli Stati Uniti. L'inquinamento, sì, vabbè, dai, l'inquinamento. Ci sono tante cose anche più importanti dell'inquinamento, ti stanno dicendo gli americani, no? È come quando a Milano, soprattutto a Torino forse anche, ma a Roma e a Napoli, ci sono i giorni di targhe pari, di targhe dispari, di targhe mezze e mezze. Cioè, quando vedi che l'inquinamento, per esempio delle polveri sottili, aumenta, ecco che il sindaco di quella città, per legge, ti alza il limite legale di sopportabilità. Così che una cosa che prima era, 5 minuti prima era illegale, dopo diventa legale. Sì, ma il tuo polmone se ne fotte di quella legalità lì. Allora è importantissimo per questo signore qui agire sulla politica, perché è la politica che fa le regole. Quindi l'industriale è colui che in qualche modo mette il piede sull'acceleratore e dice al politico che cosa deve fare, perché a lui poi gli torni comodo la cosa. E il politico l'unica cosa che può fare è gestire il malpotere, e il politico è quello che gestisce la parte mafiosa. E ora vi dirò una cosa fondamentale: siccome l'entropia non è una cazzata, la mafia gestisce l'economia. Noi abbiamo 260 miliardi di dollari che sono il contributo che ogni anno la mafia si prende, cioè più di un deficit italiano, 2-3 deficit italiani ci facciamo. Quindi vedete che l'economia è legata all'aspetto della mafia? L'economia è la mafia in Italia, la mafia è l'aspetto economico del nostro pianeta. Allora che dici? Se le cose stanno così, in questo schemino abbastanza semplice, io potrei rompere questo schema per migliorare la società, per fare in modo che le cose migliorino. Per esempio potrei rompere qui, fare in modo che qui c'è un tappo, questi non si parlano più e succede qualche cosa.
Guardate come i soldi in realtà vengono circolati, cioè la mafia, l'economia. E allora qualcuno ha tentato anche di fare qualcosa di illegale, tra virgolette. E cioè l'economista sostanzialmente ha detto, ma perché io devo sottostare alla mafia? L'industriale, ma perché io devo... che poi non mi fido di questi politici che fanno quello che vogliono loro. Ed ecco che cosa succede, cioè la fusione, l'entropia ti porta a voler simmetrizzare la cosa. Così l'industriale scende in campo, non ho più bisogno del politico, sono io il politico. Beh, Trump è un industriale, Berlusconi è un industriale, nell'80 Giscard d'Estaing a Parigi era un industriale. Per dire tre esempi che mi vengono in mente in questo istante, c'è l'istante in cui te vuoi saltare uno step perché non ti fidi più di questo personaggio. Analogously, il politico dice, ma perché io devo comandare la mafia? Vedi che non è la mafia che comanda la politica? Perché qui è importante comprendere questo. Non è la mafia che comanda la politica, la mafia comanda quest'altro aspetto della questione. Allora è la politica che comanda la mafia, da Portella della Ginestra in giù. Cioè in Italia tutto ciò che accade è perché il potere politico ha dato il via libera alla mafia di fare quello che fa. Moro, mi viene in mente, chiuso nel coso dell'automobile, cioè ne vediamo di tutti i colori. Quindi questo è quello che accade. E allora ecco che l'industriale diventa politico e il politico diventa mafioso. E qui ne abbiamo tanti di esempi. Come si chiamava quello gobbo, no? Andreotti. Cioè, Andreotti, poverino, pace all'anima sua, personaggio sicuramente intelligentissimo, e però purtroppo era mafioso e non ci posso fare niente. Venendo verso di noi, Previti, quella gente lì, insomma, era in galera questa gente qui. E Previti comandava abbastanza poco, perché in realtà comandava sempre più di Berlusconi, perché sembrava il contrario. Però capite bene che a noi non ci interessa poi ora chi è che comandasse, ma è la politica che cerca di saltare questo step, perché di questi non si fida. Alla fine ci troviamo i mafiosi che fanno gli economisti. Questa è una cosa incredibile. Allora però... noi che abbiamo capito tutto, ammettiamo per un secondo di aver capito tutto, in questo schema semplice, e guardate che questo schema richiama le Vivian, perché sia la parte mafiosa che la parte industriale sono esattamente i due aspetti fondamentali dell'andare avanti e dell'andare indietro, del mostrarsi e del mascherarsi, è un esempio. Oppure la politica sull'asse dello spazio e del tempo. Noi guardiamo sempre la politica come qualcosa di vecchio, di stantio, di lontano, e guardiamo l'economia futuro, la futura economia come qualcosa di meraviglioso, eccezionale. È giunto il momento di dire chi sta qui e chi sta qui. E perché noi non riusciamo e non siamo mai riusciti a fare, a bloccare questa situazione, che è la società di oggi, videonica, chiaramente, che non ci funziona e non ci piace. Noi troviamo il punto debole e poi smontiamo la cosa, però per trovare il punto debole dobbiamo analizzare la società. Allora, non c'è mai riuscito di bloccare questa cosa, e c'è un motivo sostanziale. Non c'è riuscita la rivoluzione culturale, non c'è riuscita la rivoluzione monetaria, la rivoluzione storica, la rivoluzione sociale, la rivoluzione militare, tutte rivoluzioni che ci sarebbe piaciuto fare in Italia, e che l'Italia è l'unica che non ha mai fatto nessuna rivoluzione. E questo c'è un motivo fondamentale, perché in Italia non ha mai fatto nessuna rivoluzione? L'ha fatta la Francia, l'ha fatta la Spagna, l'ha fatta l'Egitto, l'ha fatta l'America, l'ha fatta la Russia, noi no, perché c'è il Papa. No, guardate che è una cosa importantissima, cioè noi siamo al centro del Mediterraneo, non ci possiamo permettere il lusso di essere... che poi queste rivoluzioni non si sa mai dove vanno a finire, no? Perché le basi dei nostri amici americani che ci hanno liberato, dove le mettono poi se qui c'è la rivoluzione e agli americani gli danno un sonoro calcio nel culo? Dice, ma allora hanno vinto la guerra? Sì, tanti anni fa. Cioè, cos'è? Una cosa che deve durare per tutto l'universo? Grazie caro amico americano, ci hai salvato la vita, torna a casa.
Io farei così, no? Perché non lo fanno? Non lo fanno perché il giorno dopo qui ci sono gli attentati delle Brigate Nere nata a volta, come dicono a Napoli. Allora, qui c'è il vero potere, qui c'è il potere di chi comanda. E chi è il potere di chi comanda lì? Il potere di qualcuno che comanda questo, 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 questo contemporaneamente. E quindi anche se tu blocchi qualcosa qui, c'è sempre questa parte qui che ristabilisce il contatto. È la massoneria. La massoneria cosa vuol dire? Non la massoneria di Piazza del Gesù. È l'idea della massoneria, cioè il tuo cervello che pensa che te sei un eletto, ti sei eletto da solo ovviamente, e ti sei costruito una regola per cui tu sei eletto. Sei eletto perché sei di famiglia nobile, sei eletto perché vieni dagli antichi egizi, sei eletto perché gli alieni ti hanno detto te sei eletto, sei eletto perché ti è comparso Gesù in camera e ti ha detto te sei un eletto, e sei eletto se non te l'ha detto nessuno te lo dici da solo, mi sono eletto. Funziona così, la massoneria si autoelegge. E in quel contesto, siccome io sono autoeletto, non sono mica come tutti gli altri, guarda il concetto di divisione. Io mi divido dagli altri, io sono o meglio o peggio, ma sono diviso. Nell'istante in cui parte il processo della divisione, è un processo contratermodinamico. E quindi, nella società odierna, questo prevede che tale sistema non potrà funzionare. Non potrà funzionare. Quindi, una società legata ad aspetti massonici è una società che è chiusa in se stessa, che è per pochi, che ha la gnosi dentro di sé per pochi, e quindi una società per esempio massonica di questo tipo è la Chiesa Cattolica. Cioè non è che la Chiesa Cattolica sia la Chiesa, la religione, no, la Chiesa Cattolica è una società chiusa, chiusa perché ha delle regole. Le regole per esempio che le donne vicino all'altare non ce le vogliono. Vedi che la società e il potere è sempre legato a un aspetto sostanzialmente maschilista? E questa cosa è legata al fatto che dentro la nostra testa abbiamo un Meridian. Perché noi siamo un po' industriali, un po' economisti, un po' mafiosi, un po' politici e anche un po' massoni. Ognuno di noi, questo è un po' questo Meridian, ti dà anche l'idea di come noi, a seconda di come siamo centrati in questa struttura, ci manifestiamo nel mondo esterno. Il potere è qui. È la massoneria che decide chi passerà da mondo economico a mondo industriale. Chi deciderà chi dal mondo industriale deve scendere in politica. È questa cosa che sta qui, che noi vediamo, sono pochissime le persone che noi vediamo che appartengono a quel gruppo di persone. È quel potere occulto che ne so, David Icke, quelle cose lì, l'MK1. Sta qui. E ora vediamo chi c'è qui. Qui c'è l'uomo, l'uomo normale, noi. Noi siamo qui. Vedi che problema c'è? Il problema è che sull'asse dell'energia, Jefferson, buon'anima, presidente americano, diceva, me l'ha fatto notare un economista l'altro giorno, della Federico II di Napoli, Jefferson diceva, ma sostanzialmente noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci governi o non ci possiamo governare da solo? Perché se qualcuno che ci governa, e ha usato il termine che mi fa rabbrividire, è sostanzialmente un falso angelo, siamo fregati. Falso angelo nel senso che l'angelo è protettore, ma in realtà poi te frega. Perché in realtà protegge sì, ma i suoi interessi facendoti credere che sta governando per te i propri tuoi. Ecco il falso angelo, è qui. È proprio nel mondo delle video dove noi abbiamo, nei lavori che abbiamo scritto in precedenza, collocato gli esseri del piano di sopra, gli angeli. Pensa Jefferson, ti tira fuori questa cosa, falso angelo, io sono rabbrividito. Questo è il potere occulto di chi comanda, perché noi crediamo che a comandare siano i mafiosi, siano gli economisti, Cuccia, quando era capo della Banca d'Italia, gente come Pirelli, Agnelli, queste cose che nel 68, no, li volevano ammazzare tutti. La politica, sapete come è fatta in Italia, non c'è bisogno di sparare con un cannone su una farfalla, cioè su Renzi in questo contesto.
Noi, allora qui ci sono i poteri forti. Noi qui vediamo questo, 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 ma non vediamo questo. Questo qui già a malapena li vedono questi qui. Perché? Qui c'è un certo tipo di possibilità di governo con delle armi. E queste armi cosa sono? Beh, l'industria per esempio come lo governa l'uomo? L'industria lo governa l'uomo con i bisogni. L'industria crea i bisogni e dice all'uomo, oh, ma te c'hai solo due telefonini. Guarda puttana, ce l'hanno tutti e tre. Perché io valgo. Che fai? C'hai la cellulite? Ah, ma la cellulite è una malattia. Ma guarda, la cellulite è una malattia. Poi il carosello ti dice questo, no? Allora, e ti governa perché ti costringe in qualche modo e tu inconsapevolmente, se non ci pensi, ti fai guidare da questa onda tremenda e ti compri il terzo telefonino. E invece la politica usa un sistema che è sostanzialmente il controllo della persona utilizzando la cultura. Vediamo cosa vuol dire. Cultura. Cultura. Sembrano due parole. In qualche modo lo sono. Perché la politica ha bisogno di essere sostentata e si autosostenta con quelli che in democrazia, questo noi siamo in democrazia, la democrazia è fatta, non esiste la democrazia, però la politica esiste perché esiste l'elettore, quindi il politico in qualche modo agisce sulla cultura per convincerti che tu devi rieleggerlo. Per fare questo si serve per esempio della cultura storicistica, cioè la storia cambia nel tempo. Al tempo dei fascisti, i fascisti erano buoni, gli altri erano cattivi. Poi i fascisti sono passati, sono venuti i comunisti erano buoni, i fascisti erano cattivi. Poi sono tornati i fascisti, non so se ne siete accorti, perché a volte cioè, non ci si accorge tanto di queste cose qui, però succede e quindi capisci che il politico agisce su questo potente strumento che è lo strumento della cultura. La mafia agisce sullo strumento con lo strumento della paura. È banale, no? Io faccio il chimico e voglio semplificare le cose. La paura, oddio. Quindi capisci che quando il tuo politico ti dice guarda che se voti per quell'altro ci potrebbero essere dei problemi nella democrazia in Italia, sta lavorando sulla paura. Abbiamo un politico mafioso. Quello è il concetto di idea mafiosa. Cioè colui che usa la paura per dominarti e per metterti in soggezione. E qui c'è il potere, i livelli sociali, come si dice? Lo status sociale, stato sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'economia è quella che ti dice se te guadagni tanto stai bene, se te guadagni poco stai male. Ci sono diversi stati sociali, quindi tu devi seguire le regole che ti dico io, perché sennò starai male. Potresti anche non seguirle, però te lo dico io, stai male. Quindi devi comprare le bastoggi privilegiate in borsa, perché così starai bene. E inviti la gente, anzi, ad andare in borsa, a speculare. Invito la gente ad andare in borsa. Questa industria, la nostra industria, quest'anno va in borsa. Cioè un altro che ti ruba dei soldi, ma non perché è cattivo e brutto rubare dei soldi. Rubare dei soldi vuol dire spostare una risorsa da una parte all'altra, quindi creare disarmonia nel sistema. Ecco dov'è il problema. Non facciamo il moralismo, non ci interessa in questo istante, magari lo possiamo anche fare, ma la morale è sempre una cosa molto relativa, è storicistica anche questa. Secondo il sistema di momento è morale avere 12 mogli, è amorale averne una sola, che ne so. Quindi non è un parametro, è come il peso specifico. Il peso specifico e la densità non sono la stessa cosa. L'acqua che peso specifico ha? 1. La densità che peso specifico ha? 1. Andiamo sulla Luna.
La densità dell'acqua è sempre 1, ma il peso specifico no, perché la densità è una cosa che è sempre la stessa in tutte le parti dell'universo, cioè la quantità di materia in unità di spazio. Se in questo cubetto ci avevo 10 atomi, ce li ho sia sulla Terra che sulla Luna, ma la spinta che riceve una roba che sta nell'acqua dal basso verso l'alto, pari al volume dell'acqua spostata, dipende. Se sei sulla Luna, che c'è una gravità minore, ecco che cambia. Una delle due misure è relativa, l'altra è una misura assoluta. Allora, in questo contesto, noi che cosa vediamo? Vediamo che se questa è la società, ecco che comprendiamo perché non siamo mai riusciti a smontarla. Comprendiamo anche che questa società è destinata a fallire. Perché? Perché, guardate, il contenuto delle risorse che sono su questo piano circolano. Questo che cosa vuol dire? Che nel circolare queste forze non sono mai d'accordo tra di loro, perché ognuno cerca di dominare l'altra, non riescono a dominarsi, ma c'è un motivo del perché non riescono a dominarsi, perché se ci pensate bene, il dominarsi vorrebbe dire che queste diventano poi una sola risorsa. Perché l'economista diventa industriale che entra in politica e finisce per fare il mafioso che governerà l'economia. Una sola persona. Come mai questo processo che sembra termodinamico non riesce? Sono forse uguali. Perché c'è qualcuno che non vuole. È quello di sopra che non vuole. Quello di sopra non vuole che questa cosa accada, perché se questa cosa accade, queste quattro forze di sotto non hanno più bisogno di quella di sopra. Quindi quella di sopra utilizza un concetto fondamentale dell'entropia, dividi ed impera. È facile, dai, non è complicato. Quindi, quando l'industriale che è entrato in politica diventa troppo forte, lo si toglie di mezzo. È un esempio che abbiamo tutti sotto gli occhi. E non solo lo si toglie di mezzo sul piano politico italiano, ma lo si toglie di mezzo sul piano politico europeo. Cioè questo non verrà mai rieletto. La sua unica possibilità è che si prenda uno scagnozzo e attraverso lo scagnozzo lui comandi. Ma purtroppo le cose non funzionano così, perché entropicamente questa cosa non può funzionare per un altro motivo di simmetria. Allora, questo evidentemente è il blocco della nostra situazione. Allora noi ammettiamo per un attimo che questo sia il semplicissimo modello evideonico della società. Modello evideonico della società. Come vedete, se le cose stanno così, rivediamo in questo modello da un punto di vista frattalico, esattamente come funziona un fotone, come funziona un essere umano, come funziona il processo VAC, VHK, visivo, uditivo, genestesico, come funziona tutto l'universo, sempre adattato ad un modello del genere. Allora vuol dire che abbiamo veramente una chiave di lettura potentissima. Però, il bello viene ora, che siccome noi abbiamo ora una descrizione, un descrittore, un modello, macroeconomico se vogliamo, e sappiamo quali sono le regole che ci aiutano a demolirlo, perché questo modello non è simmetrico chiaramente, e siccome sappiamo che l'universo è un universo olografico e sappiamo anche come finisce questo universo olografico, sappiamo come è nato e anche come finisce, come è nato, cosa dice la scienza moderna, l'astrofisica moderna. L'astrofisica moderna dice che il nostro universo è un piano, questo, spazio-temporale, fisso, rigido, dove l'unica cosa che conta è l'asse dell'energia che aumenta e diminuisce. Quindi questo e questo tendono poi a diventare una cosa sola, il centro. L'universo nasce come un piano e l'estrusione sull'asse dell'energia produce l'idea che il nostro cervello si fa dell'universo, che esista la massa. Perché, secondo questa idea, l'universo è finto, non c'è questo tavolo. Noi viviamo in una matrix fatta talmente bene che sembra che questo tavolo ci sia, sembra che io mi muova, no? Invece i pixel che rappresentano la mia coscienza, mentre mi muovo, si spengono dietro e si accendono davanti. È come una
una di quelle reclame con le lucine che scorrono. Le lucine sono sempre ferme, ma è l'idea che quei fotoni si spostino. E cosa si sposta? Non si sposta niente nell'universo, si sposta la coscienza, che spegne il fotone che sta dietro di te e accende il fotone che sta davanti a te. Quindi pensa come... mentalmente è difficile comprendere una cosa del genere, accettarla. La fisica quantistica ha questo problema, l'accettazione, perché noi siamo abituati a vedere l'universo in un modo diverso. Cioè, a noi ci dicono che questo pennello è solido, che pesa, se ti casca sul piede ti fa male, e invece le cose non stanno così. Il modello ce l'abbiamo. Allora noi sappiamo esattamente come fa, sappiamo perché finora non ha funzionato. E abbiamo fatto alcuni esempi per vedere se il modello ci tornava. Mi dispiace che ho preso Berlusconi, però cioè, è capitato di mezzo, lui poteva prendere Donald Trump, ma lo conosco di meno, e quindi... ma era uguale, so, avrei potuto prendere anche qualcun altro. Già sappiamo esattamente che cosa farà Renzi, perché si vede da qui che cosa farà. O qualcuno che mi chiede, ma allora nel mondo felice il movimento che si avvicina di più ad, una, ad un cambiamento potrebbe essere il movimento a 5 stelle di Beppe Grillo. Cioè, non ci siamo capiti. Il problema è che non ci deve essere nessun partito, nessun movimento, perché ognuno è il movimento di se stesso. Nell'istante in cui uno comprende questo, capisce che non ci sono le idee di destra e le idee di sinistra, ma ci sono le idee. E guardate che questo ha a che fare con l'entropia, perché se tu prendi una cosa e te pensi che sia o di destra o di sinistra, hai creato una divisione. E questa divisione è contro termodinamica, al di là della realtà, che sia vera, che sia falsa, non ce ne frega niente, è il secondo principio della termodinamica che dice che non funzionerà. E infatti, storicamente, tutte quelle cose che hanno diviso non hanno mai funzionato. Che cosa succede? Per mantenere il governo, per mantenere lo status quo, colui che sta qui deve mantenere questi quattro pezzi completamente separati. Noi non ci rendiamo conto di questo coso perché siamo qui e noi ci rendiamo conto solamente degli influssi negativi che ci troviamo di fronte a queste quattro entità, che sono l'economia, l'industria, il potere della politica e il potere mafioso. E non c'è altro. Quando acquisiremo la consapevolezza e la coscienza? Quando l'universo terminerà? E quando l'universo termina come diventa? Quando l'universo termina questo asse torna a essere piatto, cioè non c'è più, cioè l'universo torna bidimensionale. Questo è quello che si vede se noi applichiamo la teoria dell'universo virtuale, frattalico e videonico, se volete. Quindi bisogna che questo non ci sia più e bisogna che non ci sia più un uomo che comanda, pochi e tanti uomini che subiscono, separati da questo piano, dove qui c'è il magenta e qui c'è il verde come colore fondamentale. I colori sono archetipici e simbolici. Sono legati anche a un'idea che il nostro cervello ha delle cose che rappresentano questi colori. Quindi il rosso rappresenta sostanzialmente il maschile, il blu il femminile, il verde rappresenta l'energia del sistema, che è in basso l'energia del sistema, non è in alto, perché per definizione, per convenzione, le cose che pesano piegano il domo pack che le sostiene. Quindi si va in giù. Ovviamente uno si può rifare, se uno vuole comprendere archetipicamente questi colori da dove vengono fuori, al text di Luscher dei colori 1925, Max Luscher, no? E lui ti dà una spiegazione, anche se bidimensionale, del sistema che noi abbiamo usato. Poi arriverà la fisica quantistica cromodinamica che assegnerà dei colori a caso, ma che a caso non sono, perché il fisico che si è inventato la cromodinamica in qualche modo inconsapevolmente sapeva che l'universo era fatto in un certo modo e i colori li ha messi in un modo giusto. Dove però per il fisico il colore non è la rappresentazione di una proprietà come il caldo o il freddo, ma è la rappresentazione di una simmetria. Quindi il giallo è l'immagine speculare del blu per la fisica quantistica, il ciano è l'immagine speculare del rosso e il magenta è l'immagine speculare del verde, perché qui c'è un piano di simmetria, un centro di inversione, direbbero i puristi. Bene, ora che abbiamo capito tutto su questo, noi, questa società,
capiamo che la dobbiamo simmetrizzare. Per simmetrizzarla dobbiamo togliere chi comanda, perché in una società che noi chiamiamo mondo felice, dove felice non vuol dire tutti col sorriso beota sulla bocca dalla mattina alla sera, felice vuol dire armonica, dove per ottenere questa armonia la separazione è stata ridotta al minimo. Noi dobbiamo prendere questa cosa qui ed eliminarla. Via. Chi c'è qui dentro? Beh, c'era anche Piazza del Gesù, ma c'è soprattutto la Chiesa, soprattutto, poverini, no, la Chiesa Cattolica, ci sono Allah, c'è Maometto, c'è Buddha, c'è tutto, c'è Gesù Cristo, c'è, poverini, torniamo indietro nel tempo, c'è Shiva, Vishnu, Krishna, per tornare alla nona reincarnazione di Vishnu, voglio dire, Joshua Krishna sarebbe poi Gesù Cristo nella nostra manifestazione normale di tutti i giorni, però se uno non ci fa mente locale pensa che Gesù Cristo sia una figura del mondo ebraico, invece no, è una figura del mondo della Valle del Lindo, poverino, cioè facciamo un salto indietro di 8000 anni. Ed è una figura simbolica, non è una figura storica. La figura storica è Joshua, che con Krishna non ha niente a che fare, ma per il momento politico in cui 2000 anni fa le cose accadevano, ecco che al povero Joshua ci è stato incollato sopra il mito di Krishna. Perché la religione ha un significato potentissimo. Le religioni, soprattutto quelle monoteiste, hanno una potenza incredibile nel poter manipolare, cioè religo, metto sotto delle regole, questo, cosa che il mondo felice non vuole, perché nel mondo felice te sei quello che ti dà le regole che vuoi te, che non vuol dire anarchia nel senso folle, cioè che ognuno fa quello che gli pare in culo all'altro, ma vuol dire che in un mondo in cui tutti sono consapevoli non c'è nessuno che farebbe qualche cosa che a un altro non gli va bene, perché l'altro sa in te e hai capito questa cosa qui fondamentale in un concetto di non separazione. Oggi si parla tanto di globalizzazione. Ebbene, il primo processo di globalizzazione del mondo la fa la religione monoteista. Ammettiamo che io sono un alieno che deve venire su questo pianeta, voglio conquistare il mondo. Allora il mondo non lo posso conquistare se prima non l'ho globalizzato. Tutti devono mangiare la marmellata prodotta dalla ditta Rossi. Tutti. Perché se uno mangia la marmellata della ditta Rossi e l'altro mangia la marmellata della ditta Verdi, e io sono un alieno che arriva su questo pianeta, quelli che mangiano la marmellata della ditta Rossi sono contenti e quelli che mangiano la marmellata della ditta Verdi non lo sono più contenti. Esempio fondamentale. Gli alieni saranno marxisti, leninisti oppure gli piacerà il capitale. Siccome il mondo è duale, o gli alieni devono essere questo o quello, perché una terza possibilità non esiste nel mondo duale. E vi posso assicurare che l'universo è duale, non esiste una terza chance. Le cellule si dividono in due, le reazioni chimiche sono due componenti che si sbattono tra di loro. Io scelgo tra due persone, quando scelgo tra tre, scelgo prima tra la prima e la seconda, poi tra la prima e la terza, poi tra la seconda e la terza, e poi tra la terza e la prima. E poi faccio ad albero queste scelte. Ecco perché ci metto tanto a scegliere tra tre persone, invece l'immediato, il mio cervello funziona su due. Quindi tu, il nostro cervello è un video e quindi è duale. Allora prima si fa una cosa, prima si fa diventare tutti cattolici, poi arriva l'alieno che dice io sono cattolico, sai, io ho parlato con Gesù prima, siamo tutti d'accordo. E così te non ti trovi metà mondo che hai contro, perché hai globalizzato il mondo, tutti mangeranno le stesse merendine. Il Soylent Verde di un antico film di fantascienza. Qui dentro c'è chi comanda, e chi comanda, comanda perché ha avuto l'ordine di comandare da chi è sopra di lui, cioè l'alieno, il quale ha utilizzato l'alienato perché lui facesse da tramite in questo universo e creasse questa sottostruttura che non avrebbe dato problemi all'alieno, perché l'alieno impera nel dividere. È banale.
Quindi l'alienato è l'immagine speculare, il braccio secolare, il braccio armato dello stesso alieno, del potere che c'è sopra. E l'alieno a sua volta sarà comandato da un falso Dio, il quale divide gli alieni in tanti gruppi, il mito della Torre di Babele, dove Dio non vuole che l'uomo venga a rompergli le palle, perché l'uomo voleva andare a sbucare il cielo per guardare dove abitava Dio. E Dio dice, cazzo, questo mi viene a rompere i coglioni a casa. E no, confondo le lingue. Brutto stronzo, confondo le lingue, ma come? Te sei il tuo Dio? Non ti vuoi far vedere? No? Esce il presidente della Repubblica, esce il primo ministro dal Senato dove è stato a fare una conferenza, eccetera, eccetera, esce e si mostra al suo popolo di elettori. E invece che cosa succede? Succede che ci sono 500 poliziotti che lo difendono, ma non dal volevo se bene, ti stringo la mano, fammi l'autografo, lo vorrebbero ammazzare. Ma come? Che strano, sei stato eletto dal popolo e poi c'hai bisogno di 400 poliziotti che ti separino dal popolo che tecnicamente ti avrebbe eletto, ma c'è qualcosa che non torna. Cioè, ci avete fatto mente locale su questa cosa qui? Perché sì, te dici, io la coscienza ho unito le sfere, nell'istante in cui ho unito le sfere ho visto tutta questa roba qui. Può darsi che mi sia ricoglionito nel momento in cui ho unito le sfere, però diciamo che la mia coscienza ha subito un trauma. E nell'istante in cui il trauma è venuto fuori, io vi dico che trauma mi è venuto fuori. Quindi vi parlo della mia esperienza, non è che qui facciamo i corsi che vi dico che cosa pensava Gurdjieff. A me che vi dico cosa penso io. Gurdjieff, e poi si fanno anche pagare. Cioè, i soldi dati a Gurdjieff, semmai, no? Che è stato lui che ha fatto le scoperte, no? C'è qualcosa che non torna, vi rendete conto? Benissimo. Dobbiamo far fuori questo qui. Come si fa? Perché è lì che noi dobbiamo agire per creare più rapidamente il mondo felice. Noi abbiamo il rubinetto tappato, sappiamo che il problema è lì, dobbiamo stappare quel rubinetto lì, quel lavandino. L'acido solforico dentro. Io uso un altro sistema, la chimico, che è migliore, non ve lo dirò, perché a volte esplodono le tubature, però funziona molto bene. Uso l'idrossido di potassio, che è meglio. Ci sono dei sistemi ancora migliori, ma peggio. Poi passo per uno dell'ISIS, che vuole mettere una bomba a casa. Allora, dobbiamo, se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo agire qui sopra. Allora, come si fa? Ecco, come si fa? Perché vi dico questo? Perché dobbiamo andare, che ne so, domani mattina in Piazza del Gesù, oppure a Rotary, all'Aios, che sono i primi livelli della Piazza del Gesù, a dire alla massoneria italiana smettetela di fare quello che state facendo? Non avrebbe senso. Non ha senso perché ovviamente questo signore comanda su questo e fa fare a questo le leggi che proteggono questo. E vedete chiaramente che questo ti dice, le leggi potrebbero essere anche i patti lateranensi, faccio per dire, però le leggi ci sono. E questi quindi, pur dicendo che sono noti i nomi di questi tizi, perché ce n'è un elenco pubblicato su internet, che io mi sono andato a leggere e guardare tutto quanto, perché è come l'elenco telefonico, è divertente, si scopre che in realtà ce ne sono tanti altri in cui il nome di sopra non c'è scritto, per esempio, no? Che sono quelli veramente che comandano magari. E potrei raccontare delle storielle qui sotto che ho visto nella mia vita, quando la gente ti viene a raccontare che è di quella vita, di quella industria, di quella cosa, di quella setta, di quell'aggeggio, che è, ma perché te non sei? Dice, no, io purtroppo no, non sono. Non. Me mi regalarono un opuscoletto della massoneria quando ero ai tempi del Centro Ufologico Nazionale, perché il dottor Pinotti mi voleva convincere a iscrivermi alla massoneria, saremmo dovuti andare a Parigi a fare una col rebiolino, quelle cose che c'hanno loro, no? E io ho preso questa roba, la guardai e poi la buttai nel primo secchio del saccassonetto della spazzatura che incontrai e mi lavai fortemente le mani. Lui credo che sia invece andato avanti. Sono scelte personali che ognuno può fare, però io ti dico, guarda, io ho fatto questo prospetto qui, il mondo felice si fa se te elimini questo. Come si fa a eliminare questo? Non si fa niente. Come niente?
si fa una bella cosa. Ce l'avete presente il triade Cortés dinamico flash? Avete capito perché sulla copertina di questo librettino, che fa parte della conferenza che abbiamo fatto a Roma qualche tempo fa, c'è scritto anche TCTDF? Ma chi se ne frega? Che c'entra il mondo felice con TCTDF, triade Cortés dinamico flash? Perché la rivoluzione che ci manca, ne abbiamo fatte tutte, la rivoluzione che ci manca è una rivoluzione coscienziale, cioè della coscienza. E la rivoluzione della coscienza, che è la porta per il mondo felice, se non si fa quella non si va da nessuna parte, è fare la rivoluzione dentro di noi. Cioè fare in modo che la tua parte animica, la tua parte mentale, la tua parte spirituale si ricordino di essere stati una cosa sola e di essere stati crononi fa divisi in tre parti, una parte animica, una parte spirituale, una parte mentale che faceva da collante tra le due. Quando e quindi producendo la divisione che viene identificata anche nel mito, perché Platone lo dice, Giove aveva visto che l'essere umano era troppo forte, c'aveva quattro braccia, quattro gambe, due teste, e come si faceva a tenergli testa? Non si sarebbe mai potuto manipolare, sicché prende Mercurio e gli dice, senti per favore me lo dividite in due, così facciamo un maschio e una femmina, e li possiamo dividere. Questo sarà poi, nella struttura della storia ebraica, il mito del paradiso terrestre, dove Dio vede Adamo e dice, Adamo poverino è solo, sai cosa faccio? Gli tolgo un pezzo, così dopo gli fa compagnia il suo pezzo. Ma è il tuo pezzo che gli fa compagnia, cioè hai peggiorato la situazione, lo hai ancora diviso più da solo, c'è qualcosa che non va. In realtà in questo concetto sostanziale non solo c'è come fatto il DNA, perché in questo mito c'è la struttura del DNA, pensate, guardate questo, il cromosoma X e Y non esistevano, prima c'era un cromosoma che ha dato origine ai due cromosomi, nessuno sa com'è, nel mito c'è scritto come funziona, questo è il cromosoma fatto così, quella roba lì, questo cromosoma è cresciuto, in tempi antichi, per diventare una cosa fatta così. Ed è cresciuto, per cui si è riavvitato qui. Quando a un certo punto si è allungato troppo, si è rotto in due. Ed ecco che è nato il cromosoma X e il cromosoma Y. Guarda questo signore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedi che c'ha due teste. Vedi che è arrivato il dio di turno e ti ha diviso una cosa che c'ha, otto braccia e due teste, e ne ha fatto il maschio e la femmina. C'è scritto tutto nel mito, ma come si fa a capire sta cosa? E devi avere la consapevolezza di leggere il mito giustamente, perché se no il mito, come qualsiasi altro libretto, anche questo, tu lo leggi e lo comprendi a livello della tua consapevolezza. E quindi, quante volte la gente mi dice, lei ha detto questo, io, dove? C'è scritto qui, lo leggo, dico, ma non vuol mica dire quello lì che dici te. Ecco, questo succede, no? Quando qualcuno, mi ricordo, una volta D'Alema disse che Gesù Cristo è stato il primo comunista. Sì, è divertente questa cosa, perché D'Alema non aveva capito, veramente poco. Però, vabbè, dai, è così, ci sono tante persone che quando scrivono su internet parlano di me, dicono delle cazzate allucinanti, che io non so, io ho detto questo, ho detto quello, no, non l'ho mai detto, non sostengo quella roba lì che dicono loro. Quindi succede, lo so, e tu vedi e vivi a specchio quella realtà tua che te ti costruisci all'esterno, e che è quella parte di te che te non comprendi. Perché la parte di te che te comprendi non la ricostruisci all'esterno. Questa è una cosa fondamentale. Te sei un autore di un libro, di un testo, di un quadro. E la psicanalisi dice, quel quadro sei tu. Tu hai estroiettato quella parte di te, l'hai estroiettata fuori. No. Tu hai estroiettato la parte di te fuori che è quella parte di te dentro che non hai compreso.
perché quella che hai compreso non hai bisogno di estroiettarla, e quello che aveva costruito sto quadro lo guarda e dice, ma lo sa che io lo guardo, l'ho fatto io, è come se mi dovesse dire qualcosa, però non capisco. È certo che non capisci, è la parte di te che non capisci, l'hai estroiettata fuori proprio perché pensavi inconsapevolmente che da fuori l'avresti vista meglio. Ecco che cosa succede. Quindi chi legge un libro che ho scritto io, a secondo della sua consapevolezza, capirà o non capirà cose completamente diverse. Questo è normale, è importante ed è nel rischio, ed è nel gioco. Qualsiasi cosa io faccia, ci sarà qualcuno che sarà pro e sarà contro. La cosa sbagliata è pensare di essere pro e di essere contro, perché è duale. Questa è la fregatura. Noi non ci dobbiamo mai far fregare dal fatto che qualcuno ti dica che le cose sono duali. Loro agiscono su questi quattro poteri perché tutti e quattro i poteri ti dicano che l'universo è duale. Quindi c'è l'Islam e ci sono i cattolici, che sono due cose diverse. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi. C'è l'acceso e c'è lo spento. Dov'è il punto iniziale? La scuola elementare. Inizi la scuola elementare e sei finito. Perché la maestra ti dice che da una parte ci sono i buoni e dall'altra parte i cattivi. Finito. Il bambino piccolo non è più in grado di fare il miracolo. Il miracolo, il bambino piccolo si mangia, cade per terra, si rompe un dito, piange, e la mamma gli dice, guarda, prendi questo dito, fai così tre volte, e di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedrai che ti passa. Oh, lui fa così e gli passa. Valla a fare a un professore di fisica così, per il denuncio, ma non gli passa. È costretto ad andare in ospedale e lì comprendere da bravo professore di fisica che il medico italiano non parla col malato ma solo con la malattia. Entra e guarda la cartella clinica, tecnica, scrive delle cose e ti caga a zero. Ma per quale motivo? Perché il medico italiano, in un processo di acquisizione di non consapevolezza di che cos'è la malattia, crede che la malattia sia una cosa e il malato sia un'altra cosa. E invece la malattia è l'espressione del malato. Fondamentale. Chi glielo dice alla scuola italiana di medicina che le cose non stanno come pensano loro? Chi glielo dice? Io non glielo posso dire. Però te, quando entri in un ospedale, sei frustrato, perché questa gente non ti parla. E quando te esci dall'ospedale, che ti manca una gamba perché te l'hanno segata, ti dicono, lei è guarito, può tornare a casa. Cioè, ma ti rendi conto di che cosa hanno fatto questi signori qui su di noi, che ce lo siamo fatti fare? E perché ce lo siamo fatti fare? Ce lo siamo fatti fare perché noi abbiamo delegato qualcun altro a comandare per noi. Se te capisci questo, comprendi qual è il problema del mondo felice. Il mondo felice è famo basta. Ma per capire questo, e per capire che qui è il problema, e per capire che tu non devi fare niente se non fare la rivoluzione dentro di te, perché te sei il creatore dell'universo, quindi creerai all'esterno uno specchio di società che ti specchia e sarà il tuo specchio. Quindi tu sei armonizzato dentro, il fuori sarà in automatico armonizzato fuori. Allora che cosa serve se te non devi fare niente tutto questo? E qui c'è veramente una cosa tremenda. Io lo so, io ve lo dico, questa cosa qui non serve a niente. Non serve a niente nell'istante in cui avete capito che cos'è. Solo allora non serve a niente, come tutte le esperienze che noi dobbiamo fare. L'esperienza serve a fare l'esperienza, a viverla, a comprendere l'esperienza. Nell'istante in cui tu hai fatto l'esperienza, comprendi che fare l'esperienza non serviva a niente, ma eri costretto a farla, la devi fare. Dividere la coscienza in due non serve a niente se alla fine la coscienza torna a essere una. Ma l'esperienza la dovevi fare, perché sennò non sapevi che cosa vuol dire essere uno. Cioè non sapevi chi sei, non sai chi sei. Quindi noi abbiamo dato inconsapevolmente, ma non so fino a che punto, milioni di anni fa, in mano il potere ad altri che lo gestissero, perché alla fine noi si comprendesse che non si può dare il potere ad altri, ma noi dobbiamo mantenere la responsabilità su tutte le cose che facciamo. Noi non ci possiamo lamentare che il potere politico ci aumenta le tasse e ci governa male, perché quelli sono lo specchio nostro. Allora siamo un popolo di ladri, non lo so, ci penserei un attimino, farei un attimino un po' di perché l'essere umano è videonico, è un po' mafioso, un po' politico, un po', capisci a me? Allora però noi dobbiamo essere una cosa integrata. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente, fondamentalmente,
fondamentalmente, che noi non dobbiamo fare la guerra a questi qui, non dobbiamo andare sotto Piazza del Gesù con i cartelli, fare i girotondi, eccetera, eccetera, ma sapere, acquisire la consapevolezza che le cose stanno così. Nell'istante in cui tu hai acquisito questa consapevolezza, sai esattamente che di questa cosa ne puoi fare a meno. Nell'istante in cui lo sai, questa cosa scompare. Funziona così. Cioè tu hai costruito dentro di te il tuo mondo felice, avendo la consapevolezza del perché questo non è felice. Perché se no non si va da nessuna parte. Io prendo la medicina X perché so che quella cura dalla malattia Y. Ma se non so che malattia ho, che medicina prendo? Allora, fondamentalmente, per fare questo discorso, che cosa abbiamo fatto? Un percorso di acquisizione di consapevolezza. Cioè ci siamo messi lì e abbiamo pensato che cosa c'era, che non andava. È lo stesso percorso che noi facciamo tutte le volte che facciamo, che parliamo con la nostra coscienza. All'inizio le diamo unite le sfere, anima, mente e spirito, di una coscienza unica, più o meno integrata, più o meno integrata, integranda, diciamo così. E nell'istante in cui facciamo questo, non è che ho fatto il DCT, basta, grazie e arrivederci. No, quello è un punto di partenza, è un punto di rinascita, è l'istante in cui tu nasci, tu diventi un'altra cosa. Hai passato metà della tua vita pensando che l'universo fosse diviso in due, che l'altro era il tuo nemico, quello con cui giocavi a scacchi, se avessi vinto lui quasi quasi l'ammazzavi. L'altro è sempre lui, chiunque vinca vinci sempre te, perché se vinci te, in realtà hai perso perché l'altro che ha giocato con te, che è il più bravo, ha imparato un sacco di cose e ti ha imparato nulla. Ma se perdi te, in realtà hai vinto te perché hai giocato con uno più bravo e ti ha imparato qualcosa. Quindi sostanzialmente vinci e perdi in contemporanea, sempre. Non c'è la dualità, è finta. La dualità viene al telegiornale quando ti dicono che gli israeliani odiano i palestinesi. Non è vero. Te lo fanno vedere in televisione e tutte le volte che c'è qualcosa di quel tipo te lo accentuano quel tipo di situazione, perché tu sostanzialmente sei il creatore dell'universo e attraverso quelle immagini, se ci credi, inconsapevolmente alimenti la credenza e quella cosa rimane e tu hai creato quella che inconsapevolmente la divisione, hai creato qualcosa che serve ad altri. L'altro non è in grado di creare perché non ha la coscienza, l'altro usa te per creare, facendoti credere con la televisione, con la cultura, con la politica, con i bisogni, con la paura, che le cose vanno in una certa direzione. Tu ci credi, ci sogni di notte e lì lo crei. Allora, per questo io ho buttato la televisione dalla finestra sostanzialmente, però si può fare anche a meno di buttare la televisione dalla finestra. Si può però, quando accendi la televisione, guardare e comprendere e ritradurre in qualche modo quelle che sono le notizie che ti danno con la tua consapevolezza. E allora io finivo per vedere il telegiornale e mi ricommentavo le notizie in un altro modo, in un modo un pochino più coerente. Hanno detto questo, voleva dire quell'altro, e si capiva chiaramente che cosa volevano dire, no? Soprattutto nei dibattiti politici, quando noi assistiamo impunemente, senza dire una parola, ai dibattiti politici più trucci, lì si vede chiaramente, al di là della non cultura della coscienza che il politico ha, perché il politico si deve autosostenere, quindi ha bisogno di essere credibile e quindi fa dei discorsi che si adattino sostanzialmente alla cultura del popolo del televisore. Allora, la cultura del popolo del televisore, quando io parlai con i dirigenti della RAI tantissimi anni fa, e loro mi dissero che bisognava fare... la televisione non serve a niente, mi dissero, un sociologo del CNR di Roma, serve solo a mantenere la pubblicità. La televisione serve alla pubblicità. La pubblicità sostanzialmente, che nel mondo felice non ci sarà perché non serve a niente, tra parentesi, la pubblicità è quella cosa per cui esiste la televisione. Quindi, perché la gente guardi la pubblicità, bisogna che si agganci a dei programmi. E questi programmi chi li guarda? Li guardano i deficienti. E allora il potere politico, per parlare con le persone, per dire guardate devi votare per me, deve fare un discorso comprensibile a un deficiente, quindi fa un discorso deficiente, è normale. E la televisione serve al mantenimento di queste cose, tanto è vero che quando c'è una bella trasmissione
alle 3:30 di mattina. E si spera che non la guardi nessuno, perché se la gente capisce, e dopo Andreotti per 40 anni non lo vota più nessuno, capito? Come c'è già successo una volta. Poverino. Allora non c'è nessuna rivoluzione da fare, ma c'è da comprendere che qui c'è il punto sbagliato. C'è il separatore, c'è il potere che non è neanche di lui, ma di chi è di sopra. E chiaramente dire, poverino, allora l'ho capito, te vuoi governare, vabbè, governa, non ti preoccupare, io però sappi che per te non voto più, non solo non voto più per te, ma io so perché votare per me. Quindi ognuno di noi è un partito, ognuno di noi si siede un po' a destra, un po' a sinistra, nell'aula dove si gestisce la politica. Perché non ha senso dire sono di destra o sono di sinistra. Non ha veramente senso e la gente se ne deve accorgere. E non esiste neanche la finta idea che esiste un altro polo, un terzo polo, che si distingua dagli altri due. Perché Beppe Grillo non ha capito che l'universo è duale, non ternario. Non c'è il terzo polo, non esisterà mai. Questo è il problema fondamentale. E quindi il terzo polo è un finto secondo polo. Perché Casaleggio era impiegato della Goldman Sachs, mica della Fatebene Fratelli. Magari a qualcuno di voi è sfuggito che quando lui è stato licenziato dalla Goldman Sachs ha preso 1,5 milioni di euro di liquidazione. Anyway, quindi c'è qualcosa che non funziona di quella Bari, capito? Ecco, allora ora noi in questa puntata che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente compreso questo. Perché dovevamo dirlo questo? Perché ora abbiamo la consapevolezza di come è fatto l'universo, che è facile, e comprendiamo che noi solo con la consapevolezza della visione del mondo evideonico possiamo dire questo non ci piace, però dobbiamo smontare questo. Abbiamo capito che in qualche modo siamo stati noi stessi i fautori di questa cosa, perché abbiamo delegato. Non si deve delegare più nessuno. La parola delega non esiste nel nostro vocabolario, nel vocabolario del mondo felice. Io non delego più nulla, io faccio le cose come devono essere fatte, mi prendo la responsabilità della mia creazione, qualsiasi essa sia. Se io mi ammalo, la colpa tra virgolette, il passaggio coscienziale è mio, e devo capire che c'è qualcosa di disarmonico che non funziona, quindi io mi devo autoguarire. È chiaro che il medico ti dirà, non è vero, questa è una cosa folle, non esiste. Ma perché te lo dice? Te lo dice perché, per il semplice motivo, che se questa cosa fosse vera il medico non esiste, non serve più. E quindi abbiamo eliminato un altro anello della catena. Allora, il mondo felice si caratterizza dal fatto, e questo lo diremo poi a lungo, di tutta una serie di cose che possono essere eliminate. Ma questo lo vedremo, ma vi posso accennare semplicemente che la pubblicità è una delle cose che non serve a un cazzo. Grazie, per ora se ci sono delle domande ora voglio. Sembrava che quando lei ha fatto questo schema, poi ha parlato anche della medicina eccetera, mi è venuta un po' la visuale, no? Da più da naturopata, che il tutto fosse quasi un lipoma, nel senso è finito, non è un tumore maligno, ma è un lipoma che è andato a rinchiudersi proprio per preservare e per non esplodere. Ecco, a me è venuta questa cosa. Sì, ovviamente la cosa che possiamo vedere è che questo schema si adatta benissimo a strutture anche da molto semplici a molto complicate, perché l'universo, essendo un frattale, è legato comunque alla geometria, e la geometria è sempre la stessa, sia di un atomo che di un essere umano. Un essere umano, una persona, si comporta come quella cosa lì, una malattia è un pezzo di essere umano e si comporterà come quella cosa lì. Per esempio, mi ricordo una cosa interessante. Qualche giorno fa uno ha pubblicato, io cerco di non leggere mai su Facebook queste cose, perché ora butto anche il computer dalla finestra, c'ho già pubblicato sulla tastiera di un tre volte. Cioè scrivono delle cazzate che sono allucinanti. Allora uno che era un medico,
disse, Malanga dice delle cose che non sono vere, che si è inventato tutto, questi discorsi sono fuori dal mondo, non ci sono prove, e soprattutto una frase, perché queste persone giustamente danno la loro idea delle cose, benissimo, non c'è nessun problema. Il problema è che però me le devono comprovare. Ha detto così che è sbagliato perché su questo articolo scientifico c'è scritto il contrario, che ne so, una cosa così, invece no, ha sbagliato tutto, ma ci fosse un cane che mi dice dove e perché. No? Oh, io a 66 anni lo voglio ancora capire dove ho sbagliato. Anzi, mi piacerebbe saperlo, se qualcuno mi aiuta e mi dice qui c'è un errore, io sono contentissimo, devo dire la verità, ed è vero. Questo tizio dice, Malanga ha detto che il tessuto cancerogeno ha un'entropia più bassa del tessuto non malato. Questo non è vero perché non c'è scritto su PubMed. Cosa faccio a uno così? L'ammazzo di mio? E in quel momento la coscienza mi si divide non in tre ma in 6.000 pezzi? Cioè lo mordo alla giugulare? Perché capite che cosa c'è? Perché sono ancora ciecato? Perché mi viene in mente che questo tizio ce l'ho davanti l'ammazzo. Perché io non sono razzista, ma gli stupidi mi stanno sulle palle. È come al solito, è come quando uno mi disse posso farle una domanda stupida? E io gli dico non ci sono domande stupide, ci sono stupidi che fanno domande. Non si sono subito. Io personalmente sento di essere grato in qualche modo alla dualità, perché è quello che ci ha permesso come coscienza di essere qui a vivere questa figata tutti insieme, no? E volevo farle una domanda. Lei ha ipotizzato dei tempi pratici per arrivare a questo mondo felice e quali sono poi i suoi prossimi progetti? Magari si può accennare anche lo Zero Point Energy. Grazie. Allora, la questione del tempo, secondo me è una domanda non posta correttamente, perché nel nostro universo il tempo non esiste. Se il tempo non esiste, è un po' come quando noi facevamo le ipnosi regressive e prendevamo la parte animica che si svegliava e diceva tra quanto tempo succederà questo? Tra un po'. Ma tra un po' quanto? Tra un po' un po'. Cioè, la parte animica non aveva l'idea del tempo e quindi ti parlava nel modo come sapeva fare. In realtà il mondo felice, sì lo so che devo dire questo, il mondo felice è qui ora, solo che noi non ce ne siamo ancora accorti sostanzialmente, e l'idea fondamentale è che la grossa difficoltà nel costruire il mondo felice è legata alla difficoltà di accorgersene. Perché nell'istante in cui, secondo me, ti accorgi di questo, scopri che sostanzialmente non cambia niente, ma è cambiato tutto. Domani mattina ti accendi la televisione e senti un discorso corretto. Porca puttana, cosa è successo? Ti sembra di dormire ancora, capito? E il giorno dopo uguale. Ed ecco che piano piano succederà questa cosa. Questa cosa succederà, quindi, per ognuno di noi con tempi diversi. Noi siamo già nello Zero Point Energy, cioè in questo punto dove non esiste spazio, tempo ed energia. No? E nella creazione, e mi riallaccio a questo discorso dello Zero Point Energy, nella creazione di uno Zero Point Energy noi creiamo un aggeggino che in realtà è il simbolo dell'universo. Noi abbiamo creato un universetto piccolo piccolo. Vi dico come funziona in 40 secondi, perché la teoria dello Zero Point Energy è quella che ci permette di creare una device che quando l'abbiamo costruita per fare l'energia libera sostanzialmente, ci renderemo conto che non avevamo bisogno di costruire la device, ma che dovevamo passare attraverso l'esperienza della costruzione della device per capire come funzionava e capire che noi siamo uno Zero Point Energy. Sostanzialmente funziona così. Io c'ho un... sì, guardate, l'universo è un universo non locale. Questo vuol dire che c'è un non spazio, un non tempo e una non energia. Ovviamente tutto questo in realtà sta solo qui dentro, in un punto che è lungo 10 alla meno 33 centimetri e ha un tempo di 10 alla meno 44 secondi, che sono il tempo e la lunghezza di Planck, per la fisica. Tutto accade in quell'istante lì, in quel punto lì, in quel momento lì, non c'è altro.
Noi crediamo, perché il nostro cervello, secondo Pribram e Gosling, è un lettore di ologrammi, crediamo che esista questa stanza lunga dove per andare laggiù devo fare una fatica della Madonna. Invece il nostro cervello, che è un lettore di ologrammi, ci fa credere di vivere in questo film virtuale in tre dimensioni, fatto molto bene peraltro, che noi stessi creiamo, perché noi siamo anche i registi, oltre che gli attori e gli spettatori di questo film, come simbolicamente rappresentato nel film La storia infinita, film simbolicamente ricco di questo impianto strutturale mentale. Allora io mi faccio uno zero point energy. E come si fa? Devi prendere un qualcosa che ti faccia diventare zero il campo elettrico, il campo magnetico e il campo gravitazionale. Quindi tu dovrai avere due vettori di campo elettrico opposti, due vettori opposti di campo magnetico e due vettori opposti di campo gravitazionale. Nell'istante in cui tu crei una device fatta così, lì c'hai un punto in cui non c'è niente perché tutto è zero. Allora, quel punto lì, che è questo punto qui sostanzialmente, c'ha una caratteristica, che è il centro dell'universo. Allora te ti fai un'altra device, un'altra accanto a questa, dove c'hai sempre due vettori di campo elettrico zero, di campo magnetico zero e di campo gravitazionale zero, secondo la teoria GEM, gravito elettromagnetica, che è una variazione delle quattro equazioni di Maxwell. Questi due punti hanno le stesse caratteristiche, campo elettrico zero, campo magnetico zero e gravitazione zero. Allora sono due punti uguali o identici. Due punti identici sono uguali? Si scopre che non è così semplice. Due punti identici non sono due punti, sono un punto solo, perché sono sovrapponibili matematicamente e geometricamente. Io ho due pennarelli, questo e questo, ammettiamo che siano uguali, uguali in tutto e per tutto. Sono due pennarelli uguali, ma non sono due pennarelli identici. Perché se fossero identici avrebbero, per essere identici, le stesse coordinate spazio-temporali, cioè dovrebbe essere uno dentro l'altro, cioè essere lo stesso pennarello. L'identicità prevede che ci sia un solo oggetto, non due. E allora se io ho due device in cui ho un campo elettromagnetico gravitazionale zero e un campo elettrico magnetico gravitazionale zero, questi due punti sono lo stesso punto, cioè ho due finestre nell'universo che sono collegate con lo stesso punto, due finestre che sono collegate con lo stesso punto. Sapete che cosa succede? Succede che se io prendo un chicco di riso e lo metto nella prima device accesa, e accesa anche la seconda device, la funzione d'onda del chicco di riso, che sta in un campo elettromagnetico gravitazionale zero, è ripartita al 50% qua e al 50% là. È qui, 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 qui. Spengo la device, tutto il 100% mi finisce il chicco di riso dall'altra parte, cioè ho trasportato il chicco di riso da qui a qui in un miliardesimo di secondo sotto il tempo di Planck, senza, come fa un UFO, senza spostare l'aria o l'acqua che lo circonda, perché ho portato il mio chicco di riso nella realtà virtuale allo zero point energy e poi l'ho fatto uscire da un'altra parte sostanzialmente. Tutti questi punti che noi vediamo sono punti che ci appaiono diversi, ma se diventano lo stesso punto nella non località, se hanno le stesse coordinate spazio-temporali energetiche. E se hanno le stesse coordinate sono lo stesso punto, non sono due punti diversi. È chiaro che tirar fuori da una device uno zero point energy è facile, l'hanno già fatto in qualche modo con la fisica moderna, sparando in qualche modo un raggio laser dentro uno zero point energy. Se te spari un raggio laser qui dentro, anzi ne spari due, uno che va qui e uno che va qui, e poi qui c'è uno specchio e qui c'è un altro specchio, e questi due si rincontrano qui, in questo punto succede la stessa cosa che succedeva in questo punto. Quindi se questa apparecchiatura è legata strutturalmente a questo punto, questa apparecchiatura si trova qui. Dove? Si spegne qui, pum, si trova lì. Ecco perché l'UFO, non avete mai visto un UFO che fa una curva? No, perché l'UFO va in linea retta. Lui crea uno zero point energy all'interno della sua device e poi con una serie, chiamiamola di specchi, sposta questo zero point energy in un altro punto dove l'UFO scompare di qui e compare di là. E la cosa interessante è che quando l'UFO a cui noi abbiamo
diciamo, da cui abbiamo tratto alcune idee nei 25 anni trascorsi di vita con gli alieni, gli alienologi e gli ufologi, abbiamo cercato di capire come funzionavano queste cose, no? Che cosa diceva per esempio l'artotto di turno? Niente, io mi sono avvicinato a questa macchina, sono entrato dentro e sembrava grandissima dentro. Oppure questa macchina era una sferettina, mi è entrata nella stanza e poi è diventata grande, e grande era un'altra cosa. Allora, se voi vedete, per esempio, ci sono alcuni filmati che io nell'articolo, quando riesco a finire di correggerlo, cioè tra 15 giorni mi ci vorrà, ne riporto uno, una sequenza di un UFO triangolare che vola sulla città americana, un filmato molto noto. A un certo punto, pum, si accende una sfera di luce nel mezzo. Dopo un po' questa sfera di luce si gonfia e dopo un po' sparisce tutto. Che cosa è successo? Allora, lo Zero Point Energy, tecnicamente, non ha dimensioni, però se io faccio in modo di, col campo elettromagnetico, aumentare la quantità di corrente che passa, il flusso, eccetera, eccetera, nella realtà virtuale lo Zero Point Energy si gonfia. Ma in realtà non si sta gonfiando lo Zero Point Energy, si sta in qualche modo piegando lo spazio-tempo attorno allo Zero Point Energy. Cioè, io che sono qui, vengo a entrare, entro nella zona spazio-temporale di Zero Point Energy. Quindi questo prevede che la persona che vede dall'esterno queste cose vede la macchina volante che si ingrandisce o diminuisce, perché in realtà è lo Zero Point Energy che la contiene, che diventa più grande virtualmente o più piccolo virtualmente. Quindi tutti questi aspetti sono legati alla simmetria del toroide e lì si vedrà in questo articolo come funziona sta cosa. Sostanzialmente ci sono tutte le ipotesi per cui questo Zero Point Energy fatto così funzioni, perché sono pezzi di fisica quantistica già costruiti da altri, che non hanno bisogno di riteorizzare qualcosa, perché la teoria c'è già tutta, è tutta lì, e funziona. Poi come l'abbiamo costruito, ve lo dirò un bel giorno, grazie, lo leggete, si fa prima, con delle idee che nessuno ci aveva pensato, e giustamente non ci ha pensato nessuno, non perché sono un genio, non ci ha pensato nessuno perché si doveva creare una cosa che non avrebbe fatto nulla, sostanzialmente, e quindi nessuno l'ha mai fatta, perché ha detto non è che mi frega di fare questo, non pensando che in quel nulla invece opportunamente aggeggiato ci sarebbe stato qualche casino, ecco, tutto lì, quindi siamo stati abbastanza fortunati. Quello che noi non sappiamo è quanto funzionerà e che ordine di precisione nella costruzione di questo aggeggio ci devo mettere per farlo funzionare, questo non lo so. Buonasera dottor Malagna. Sì, buonasera. E inizialmente le sue ricerche erano molto più fondate sul dato empirico, vuol dire ipnosi, eccetera. Potrebbe tornare brevemente ad accennare quegli aspetti, diciamo, quelli del mondo nascosto che crea tutta quel casino che è scritto. Dunque, l'aspetto è. Siamo arrivati a parlare di coscienza. Torniamo un attimo indietro. Perché abbiamo parlato di coscienza? Abbiamo parlato di coscienza perché ci siamo resi conto che il problema era la coscienza. Prima di renderci conto di questo problema pensavamo che il problema fosse l'uomo. Prima dell'uomo abbiamo pensato che il problema fosse l'alieno. E in realtà studiando l'alieno ci siamo resi conto che non potevamo studiare l'alieno se non capivamo come era fatto l'uomo. E quindi questo aspecchio ci ha fatto tornare indietro per comprendere tutta una serie di cose che avevamo trascurato. E questo ci fa anche capire una cosa fondamentale, che ora come ora, in questo istante, sostanzialmente, noi torniamo indietro a parlare di questa roba, ma sostanzialmente degli alieni non ce ne fotte più una mazza. Perché? Perché abbiamo capito chi sono gli alieni, da dove vengono, qual è il loro potere, come hanno agito sugli alienati, cioè sui governanti di questo pianeta, come continueranno per molti ad agire finché questi non si renderanno conto di questa cosa e vivranno ancora con l'idea che gli alieni sono importanti, che cosa mangiano gli alieni, cosa fanno, che adorano gli alieni, che tipo di quanti bottoni hanno gli alieni sulla camicetta, chi se ne strafotte, ma gli alieni cagano? Cioè, e se cagano, com'è il loro cesso?
Ecco, non ce ne importa assolutamente niente. Da dove vengono gli alieni? Perché cambia qualcosa? Ecco, la cosa importante è comprendere questo fatto e riuscire a liberarsi totalmente dall'idea che se te studi l'alieno e cominci a capire che lui ha la tecnologia, allora attraverso lo studio di queste cose magari si potrebbe anche diventare amico di un alieno che ti dice come si fanno i buchi neri nello spazio. E ma chi se ne frega? Noi abbiamo la coscienza, loro hanno la tecnologia, giusto? Perché loro sono anche un po' più anzianotti di noi. E nel dire anzianotti di noi, guardate come funziona l'evoluzione. L'evoluzione sta nella coscienza, non nella tecnologia. Guarda le formiche. Le formiche sono 100 milioni di anni che ci sono. Sono lì proprio sanissime, eh? E forti. La formica è un animale indistruttibile, nel vero senso della parola. Però è rimasto formica. Come mai? Perché il processo evolutivo prevede una cosa fondamentale, che si chiama coscienza. La coscienza che è data da un'anima, da una mente e da uno spirito. Te c'hai solamente spirito e mente. Allora, te nasci 1 milione di anni fa e fai un percorso di acquisizione di consapevolezza, per quanto il tuo spirito e la tua mente ti permetta. Poi, a un certo punto nasce l'uomo. L'uomo nasce molto più tardi, però ha anima, mente e spirito. E il percorso è il seguente. Cioè, vedi, a un certo punto c'è il superamento. L'uomo è nato dopo, ma si è evoluto con grande velocità. Perché? Perché aveva una componente coscienziale in più. È la coscienza che quindi ti permette di portare avanti la consapevolezza, non la tecnologia. Certo, più tempo hai a disposizione e più studi la realtà virtuale, più la utilizzi, la comprendi, la capisci, la usi, la sfrutti e ci fai quello che ti piace. Ma nell'istante in cui la tua coscienza ti fa capire che non c'è bisogno di studiare la realtà esterna, perché tu l'hai costruita la realtà esterna e tu ti devi ricordare di questa realtà, ecco che il problema dell'alieno scompare. Quindi, è vero che io sono tornato ora, guarda, a parlare di come funzionano gli UFO, perché poi sostanzialmente si è chiuso il loop, siamo tornati a parlare dello zero point energy, a parlare del... che cos'è la teoria GEM, che cos'è l'effetto Aronoff-Bohm, che vedrete nell'articolo che spiega come mai un flusso di fotoni crea gravitazione. E per non farmi spernacchiare dietro dall'ultimo cretino del CICAP, ci ho messo le parole di Wikipedia, che è scritto dal CICAP, quindi voglio dire, speriamo che non mi dicano nulla, perché l'hanno scritta loro, quelle cose lì. Perché non se puede, no? Ecco. E allora ecco che la tecnologia aliena non è più interessante, è affascinantissimo tornare indietro e mettere in ipnosi una persona per guardargli nella testa e parlare con la parte animica che ti parla, magari questo tizio che è il contenitore, vende formaggini in Bangladesh e non sa neanche che cos'è un massimo sistema. È la sua parte animica che ti descrive l'universo in modo quantizzato. È affascinante, ma negli stessi istanti in cui te ti fai prendere da questa cosa, non fai quello che è il passo fondamentale di andare avanti e di comprendere che non hai bisogno di guardare nella testa degli altri per capire come sei fatto te. Io ho dovuto guardare nella testa degli altri per capire come l'ho fatto io, nell'istante in cui l'ho capito, non mi è servito più farlo, perché l'esperienza serve fino a che non hai capito a cosa serve, perché quando hai capito a cosa serve l'esperienza non ti serve più. E sostanzialmente quindi ti ripartono con l'idea di venga a questo convegno, ci parli degli UFO, cioè a me che mi frega. Ma non solo a me. E questo problema qua, che ci si rimane un pochino al palo, a volte, è legato al fatto a tutti quegli addotti che non si liberano del problema. Perché gli addotti sostanzialmente non si liberano, alcuni
per fortuna abbastanza pochi, non si liberano del problema perché per due motivi fondamentali. Primo, perché non sono riusciti a fare il clear the color test, e il clear the color test non sono riusciti a farlo perché c'è nella loro vita una problematica sulla separazione a cui loro non vogliono rinunciare. È vero, mio zio mi ha violentato da piccola, ma ho bisogno di ricordarlo per poter continuare a odiarlo. Sei finito, perché l'alieno ti riprenderà sempre, perché l'alieno ti dice: io sono come tuo zio, non ti sei liberato del ricordo di tuo zio, non ti puoi liberare neanche di me. E lì, a livello di consapevolezza, non si esce. E questo è uno dei motivi per cui te non esci. L'altro motivo è che non esci dal problema perché pensi, come qualcuno degli addotti che non sono riusciti a uscire dal problema, che l'alieno lo puoi utilizzare per i tuoi scopi. La tua parte egoica, soprattutto la parte spirituale, che è quella che fa più comunella con l'alieno, che è maschilista e quindi giustamente si appoggia alla parte del lobo sinistro, l'alieno ti dice: io dentro di te ti ho salvato la vita quel giorno in macchina, ti ho detto di rallentare e poi non c'è stato lo scontro, quindi te senza di me sei già morto. Oppure: io ti farò avere 3 premi Nobel perché ti dirò come si costruisce lo Zero Point Energy. Oppure tutta questa serie di cose. Te stai facendo il patto col diavolo. Te stai facendo questo. Te sotto di lui sei. Te sei sotto questo qui, perché questo qui ti ha detto: iscriviti alla massoneria e noi ti aiuteremo, fratello. E quindi ecco perché bisogna staccarsi un po' dal vecchio modo di pensare le cose, che peraltro questo vecchio modo di pensare le cose è rimasto quello dell'ufologia, ma non solo dell'ufologia italiana, anche dell'ufologia straniera. Per esempio, mi hanno cercato ultimamente un giornalista brasiliano che si chiama Gerhardt, che ha, importante giornalista brasiliano, si è interessato di, sapete, il Brasile è una terra ricca di UFO, i chupacabras, tutte quelle cose a cui 20 anni fa facevamo riferimento, e gli ho dovuto fare un'intervista perché voleva un'intervista, eccetera, eccetera. Tutte domande, lui mi faceva le domande sugli UFO e io gli rispondevo con la coscienza, capito? E non so che cosa, quale sarà il beneficio di questa cosa, però evidentemente potrebbe essere stata anche una delusione da parte sua, perché lui voleva sapere come erano fatti gli alieni, che numero di scarpe portano, no? E a noi di questo non ce ne frega più niente. Perché l'uomo c'ha la coscienza e l'alieno no, anche se tecnologicamente è molto più evoluto. Perché l'uomo c'ha la coscienza? L'uomo e anche l'alieno ha la coscienza. L'alieno ha la coscienza di una mente e di uno spirito, ma non ha la coscienza di una parte animica, che non ha. Quindi ha perso praticamente metà di coscienza, e questo lo ha ovviamente portato a credere, come un computer che non ha quella scheda, quella device, il computer che non ha la scheda sonora non parla, no? Bene, e non glielo fai capire perché non ce l'ha la scheda, non c'ha le informazioni. Possiamo fare diverse ipotesi di lavoro, perché l'universo è molto lungo, 13,5 miliardi di anni, quindi 13,7, c'è chi dice 13,6. Dalle ipnosi veniva fuori una cosa fondamentale. Dalle ipnosi veniva fuori che, per esempio, quest'essere parassita che noi chiamavamo Lux, il corpo l'aveva, ma l'aveva perso. L'aveva perso perché aveva voluto fare il furbo e chi comandava gli aveva tolto. Non so che peso dare a questi tipi di indicazioni, perché non sono comunque controllabili, però bisogna in qualche modo tenerne presente. L'alieno dell'altra parte dell'universo di antimateria, non essendoci lì la possibilità di avere una materia, non può avere una parte animica, perché la parte animica viene qui staccata, divisa da tutto il resto, mente e spirito, per fare l'esperienza della divisione. E per fare questa esperienza ci vuole un corpo dove entrare. Chi non ha corpo non può avere neanche una parte animica per fare questa esperienza, e quindi è fregato dalla geometria dell'universo. L'alieno biondo a 5 dita forse una volta la parte animica ce l'aveva, ma gli alieni che hanno voluto fare una cosa, cioè allungare la loro vita,
nel tentativo di non morire, per la paura di morire, e quindi la non accettazione dell'esperienza della morte che ti farebbe capire, dopo che l'hai fatta, che non era necessario morire perché la morte non esiste, ma l'esperienza la devi fare, ed è per questo che noi siamo animici, ma mortali, perché è solo il corpo che muore tecnicamente, noi qui in questo universo non muore nessuno, non so se è un bene o un male, però è così. Allora, in quel contesto, più ti allunghi la vita, più diventi con la tecnologia in grado di diventare vecchio, più vecchio, più vecchio, più vecchio, più vecchio, finisce che da un punto di vista della seconda legge della termodinamica, principio della termodinamica, non hai più bisogno di morire per creare un altro corpo per continuare l'esperienza. In quel contesto diventi sterile, è una legge della fisica, è 2 più 2 non fa 19, fino all'istante in cui tu diventi immortale, allora sei completamente sterile. Questo che cosa vuol dire? Che allungarsi la vita da un punto di vista medicale produce un effetto assolutamente indesiderato. Allungarsi la vita vuol dire rifiutare la morte. Rifiutare la morte vuol dire non voler fare quell'atto di consapevolezza necessario per andare avanti. Quindi la tua consapevolezza finisce, termina. Facciamo un esempio ancora più concreto. Io sono malato, vado a Lourdes e la Madonna mi guarisce. Succede. In realtà non è la Madonna che ti guarisce, è la tua coscienza che in qualche modo spinta da un afflato di non so bene che cosa ti fa ricrescere gli organi. Succede. Ma se te non hai capito perché sei guarito e non hai capito perché ti sei ammalato, vuoi vedere che torni a casa e ti riammali? Allora non c'è nessuna cronaca sul fatto che tutte le guarigioni delle Madonne varie abbiano poi continuato in questa specie di trend e questi invece non siano tornati a casa e non si siano ammalati di una malattia peggiore. Del resto, quando noi andiamo dal medico, noi siamo coloro che si creano le proprie malattie, andiamo dal medico ma senza consapevolezza e diciamo al medico: medico, mi guarisca. Il medico cerca, poverino, di fare quello che può. Il medico non ti guarisce, il medico ti dice come tu devi fare a guarirti, no? Ammettiamo che ci riesca. 3 giorni dopo te c'hai un altro dolore da un'altra parte, perché la coscienza vuole farti fare l'esperienza a te della malattia. Te ti devi chiedere perché sei malato. Non puoi andare dal medico e dire toglimi la malattia, perché la malattia ti tornerà nel virtuale, perché è una manifestazione della tua non consapevolezza. Ecco, tutto un articolone che ho scritto una volta, difficilissimo da capirsi, che si chiama Video 3, faccio vedere come c'è un unico animale sulla Terra che è immortale. Questo unico animale è una medusa. Questa medusa diventa sempre più vecchia, più vecchia, più vecchia, più vecchia, e a un certo punto torna giovane. Non muore mai, non muore mai. L'unico modo per morire è che se la mangi uno squalo, se no non muore. E che cos'è che fa tornare indietro la medusa che torna giovane? La medusa è fluorescente ed emette biofotoni. L'ultima domanda, scusate, dovremmo liberare entro le 11. Sì, signore. L'alimentazione, quindi. Allora, io sono vegano tipo da un paio d'anni, no? Sì. Io cambio di continuo il mio modello. Sì. Io mi sono fatto un'idea di dove andrò a... cioè, quale sarà l'alimentazione del futuro, no? Sì. Ancora non lo dico in giro. Sì, perché non si vergogna. Cioè, se te lo dico io, ti tolgo, non si mangerà più. Nel futuro nessuno mangerà più niente. Non serve mangiare. Noi siamo esseri fatti di luce, brutto termine di Vigiano. Torneremo a nutrirci di niente. E da questo punto di vista, man mano che la consapevolezza aumenta, aumenta anche la consapevolezza di quello che uno mangia. Per cui comincia a mangiare di tutto, poi comincia a capire che la carne forse non è necessaria, poi il pesce lo toglie, poi le verdure lo toglie, poi ci sono pochissimi esseri che non so se sono quanto consapevoli o meno, ma che non mangiano assolutamente, ma non hanno perso il gusto del mangiare. L'altro giorno ce n'era una in televisione che diceva: sì, io l'altro giorno, sono mesi, anche incinta, aveva fatto un figlio senza mangiare. Questa qui l'avevo intervistata, era una ragazza sudamericana, giovane, e dice: però l'altro giorno ho mangiato un gelato. Ma dice: come il giornalista? Mangia? Eh sì, perché mi piace. Ma per gusto lo posso fare.
Però è un atteggiamento completamente differente. C'è un fisico tedesco che, ha voluto provare questo sistema e lui non mangia. C'è un monaco tibetano che è stato ricoverato per 6 mesi all'ospedale di Bangalore, l'hanno messo sotto studio, hanno visto che lui non mangia e non fa niente, non ha escrementi. È un po' magretto, poverino, però sono 20 anni che non mangia più ed è tranquillo. Allora, se le cose si fanno con armonia, va bene. Esempio, ci ho 2 vegani. Il primo vegano è vegano totale e muore, il secondo è vegano e sta bello e felice. Che differenza c'è? Se uno è vegano per moda e non ha capito che cazzo sta facendo, muore. Grazie, a posto.